Crispino Francesco, presente. Russo Gennaro. Marciano Pietro Paolo, presente. Camarota Giuseppe, assente. La Porta Massimo, presente. Presente. Verrone Gianluigi, assente. Di Nardo Eleodoro, presente. Bufano Bruno, presente. Framondino Luigi, assente per il momento. Comite Nicola, mi sembra presente. Botticchio Giuseppina, presente. Coppola Salvatore, assente. Abate Agostino, presente. Pesca Mario, presente. Adamo Coppola, presente. Presenti assessori Mutali Passi, Da Rienzo, Santosuosso, Lambasona sta arrivando. La seduta è valida. Possiamo dare inizio ai lavori? Sì. Sì, prego, prego. Prego l'assessore Mutali Passi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Voglio rubarvi giusto, chiedo pazienza, 30 secondi ai consiglieri per farvi una comunicazione mia personale. Come già precisato attraverso il mio profilo social qualche giorno fa, dopo una riflessione lunga e sofferta, soprattutto dal punto di vista umano, ho deciso di non dimettermi dalla carica di assessore e di rimanere in questa maggioranza per proseguire il lavoro iniziato nel giugno del 2017. Mi preme innanzitutto formulare i ringraziamenti agli amici del gruppo Agropoli Oltre, ai sostenitori, ma in particolar modo all'amico Massimo La Porta per il cammino fatto insieme in questi anni, in questi anni in cui lui mi ha dato sostegno, incoraggiamento e ha dimostrato tanta stima nei miei riguardi. Ribadisco la stima reciproca, anche io ribadisco la mia stima nei suoi riguardi. È una persona che ha dato tanto a questo comune e sono sicuro che riuscirà a dare per il prosieguo ancora il proprio contributo. In questi anni ho dato tanto impegno all'incarico che ho ricevuto, ho cercato di dare tutto me stesso. È stata una sfida appassionante perché in un momento, in un periodo non certamente facile, siamo riusciti a dare una certa tranquillità al bilancio di questo comune. Un lavoro, quello compiuto, che appunto mi riempie di orgoglio. Il prosieguo del mio lavoro, relativamente al mio assessorato, sarà incentrato, come di consueto, nel solo e unico interesse di fare il bene della città di Agropoli e dei suoi concittadini. Vi ringrazio per l'attenzione. Presidente, mi può dare la parola? Sì, adesso ha chiesto la parola il consigliere Massimo La Porta. Buonasera a tutti i cittadini che sono in sala e che ci seguono dalla diretta televisiva. Signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, segretario generale, vicesegretario, carissimi consiglieri comunali, ci rivediamo dopo le mie dimissioni del 30 dicembre del 2021 dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale di questa splendida città. Ringrazio l'assessore Mutali Passi per le belle parole. Le ricambio con affetto e le auguro buon lavoro. In continuità con le mie dimissioni, il gruppo Agropoli Oltre vi comunica ai cittadini e a voi tutti il passaggio all'opposizione della coalizione del sindaco Adamo Coppola. Per tali ragioni, nel rispetto di tutti, faremo un'opposizione propositiva, ma con un obiettivo chiaro e specifico, quello di contribuire a creare una classe dirigente autonoma, un sindaco forte, deciso e determinato, privo di condizionamenti esterni. Noi ci saremo con tutte le differenze a dare un contributo costruttivo alla nostra città. Grazie, buon lavoro a tutti. Sì, prego. Ma sempre
Sì, è attinente a... Buonasera a tutti, buonasera Sindaco, Presidente, Segretario, buonasera al popolo di Agropoli. Volevo solo una piccola... Ho ascoltato prima l'assessore Mutalipassi, adesso ho ascoltato il consigliere di opposizione Massimo Laporta. Ma volevo solo, giusto per capire, ma l'assessore Mutalipassi è uscito fuori da Agropoli Voltre? Cioè non ci sta più, non fa parte più. Quindi, no, volevo capire perché parecchie persone domandano, hanno visto sui social, adesso... Il consigliere, quindi l'assessore Mutalipassi, è fuori dal gruppo Agropoli Oltre. Quindi resta, ma no, volevo capire questa divisione, questa spaccatura, se che la gente poi sente, se beh, si complimenti che vi fate tra di voi, molte volte non si capisce. Allora, a onor di chiarezza, l'ho fatta io. Quindi l'assessore Mutalipassi resta in maggioranza e Massimo Laporta con Bruno Bufano stanno all'opposizione. Era un fatto di chiarezza, nient'altro. Va bene, grazie. L'assessore Mutalipassi non intende rispondere, per cui passiamo agli argomenti dell'ordine del giorno. Primo argomento, interrogazione e interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco su chiarimenti sui problemi derivanti dalla pandemia mondiale ed in particolare nelle scuole di Agropoli. Diamo la parola alla consigliere Botticchio. Allora, Sindaco, allora diciamo questa pandemia mondiale che ha colpito, mo ci vuole, il mondo intero, e noi sono quasi 2 anni che subiamo questo virus che entra nelle nostre case, ci colpisce fisicamente la salute, l'economia, ha colpito un po' tutti i rami, quelli più importanti. E molte volte, non so, le scuole che sono quelle negli ultimi tempi più a subire, io incontro le mamme, incontro le insegnanti, e c'è un po' di risentimento, sembra sempre che è stato fatto poco. Io penso che i finanziamenti, le risorse ci stanno per le scuole. Ritengo molte volte che non è stato fatto abbastanza, da ciò che mi viene riferito. Ovviamente io nelle scuole per il Covid non è che come consigliere entro, forse lei di più, ha più possibilità. Però volevo sapere se è stata fatta, dato che i più piccoli sono quelli, perché è una pandemia che si va a affievolire, va a finire, però adesso colpisce i più piccoli, è molto contagiosa, è meno dannosa, questo sì. Allora, volevo sapere da lei se è stato fatto qualcosa proprio a livello di aule per quanto riguarda rigeneratori di aria, distanziamento, penso qualche provvedimento e se sono stati messi dei soldi da parte, stanziati per le scuole, perché le scuole, Sindaco, devono essere al primo posto. Io con gli insegnanti ci parlo, non vado nelle scuole ma ci parlo fuori, con le mamme non vado nelle scuole ma ci parlo fuori. Quindi mi dia una risposta concreta, grazie. Quindi adesso diamo la parola al sindaco se vuole rispondere all'interrogazione. Buon pomeriggio a tutti. Colgo l'occasione, appena prendo la parola, di felicitarmi per la scelta del assessore Mutalipassi. Lui ha tutta la nostra fiducia, abbiamo fatto un lavoro egregio insieme, quindi proseguiremo allo stesso modo, e naturalmente allo stesso modo faccio in bocca al lupo al consigliere Laporta per questo nuovo percorso politico che ha inteso cominciare. Detto questo, le scuole. Se avessi avuto una maggiore chiarezza nell'interrogazione, quindi la prego, consigliere Botticchio, per il futuro, quando propone un'interrogazione sia un poco più... Allora, non inizi di nuovo a offendere. Lei deve rispondere sulle scuole di ogni ordine e grado. Lei tende sempre a offendere, la deve smettere. Deve rispondere sulle scuole di ogni ordine e grado. Poi se lei ha dei limiti, perché gli deve essere messo col cucchiaino, perché non sa rispondere, questi sono problemi suoi. Consigliere Botticchio, lasciamo rispondere al sindaco e poi ci sarà la replica. Lasciamo rispondere al sindaco. Non so dove ha visto l'offesa, non c'era nessuna parte, sto soltanto dicendo che se avesse fatto un'integrazione più dettagliata, richiedendo come ha chiesto ora un dettaglio anche economico rispetto alla spesa che avremmo fatto in questa
periodo di pandemia, io avrei preparato una relazione con dei dettagli economici che naturalmente non posso ricordare a mente nel dettaglio, ma posso raccontare a voce. Quindi la prossima volta, al fine, se lei ha già in mente quando scrive l'interrogazione di qual è il senso della richiesta, la prego di essere più dettagliata, così ci consentirà... La faccio adesso, ha preparato, ci sta... Consigliere Botticchio, una, ci però, sta. Consigliere Botticchio, però facciamo rispondere prima al sindaco e poi... Cifra sostanziale per gli areatori nelle scuole di ogni ordine e grado, questa, mi risponda solo a questa, punto, vediamo se lo sa, vediamo se sa rispondere, spero che sa però, rispondere. Però, non è... facciamo prima l'intervento del sindaco e dopodiché rifacciamo eventualmente la domanda o la replica. Non interrompendo sempre. Grazie. Quindi stavo dicendo appunto, se riesco, anche perché non è prevista l'interrogazione, ci sta l'interrogazione e la richiesta, poi c'è la risposta e poi c'è la replica, non è un dibattito l'interrogazione, consigliere. Stavo dicendo, se avesse lei voluto chiedere con più dettaglio il tutto, noi avremmo risposto con più dettaglio, ma è chiaro che io ho seguito personalmente, collaborazione con l'assessore Santosuosso, in collaborazione con l'ufficio dei lavori pubblici, tutti i lavori che sono stati fatti nelle scuole, quindi posso raccontarvi con una certa puntualità il tutto, ma avrei preferito, sapendo qual era il senso della domanda, se l'avessimo saputo per tempo come l'interrogazione prevede, poter relazionare ancora meglio. Innanzitutto l'obiettivo principale che è stato posto dalle regole e i regolamenti che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e in generale sono stati fatti verso le scuole, il primo obiettivo da raggiungere era quello del distanziamento. Al fine di raggiungere l'obiettivo del distanziamento era necessario in qualche modo organizzare il presidio scolastico con delle aule che garantissero una grandezza tale da poter consentire alla dirigenti scolastici di posizionare i banchi con una sufficiente distanza tra gli studenti al fine di poter garantire questa che è la prima regola che è essenziale per garantire un riparo per quel che riguarda la diffusione della pandemia. Allo stesso tempo il secondo provvedimento che è stato posto alla base di tutto il ragionamento, come sapete, è l'utilizzo della mascherina. E il terzo e importante regolamento vedeva la sanificazione e la pulizia delle scuole e tutta una serie di regole che venivano a determinarsi nel momento in cui si andava a verificare nel caso di un'aula scolastica la presenza di un positivo o di più positivi. Tutte queste regole sono state prontamente rispettate. Tant'è vero che l'Ufficio Lavori Pubblici, sempre in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha provveduto a lavorare nelle scuole, sia nella prima fase che nella seconda fase della pandemia, nella creazione e nell'utilizzo di più aule possibili al fine di ridurre il numero degli utenti nella singola aula. Abbiamo provveduto a abbattere pareti, a riorganizzare i piani delle scuole, in modo tale che questo primo principio, cioè quello della distanza, che era fondamentale rispetto all'affrontare la questione della pandemia, fosse rispettato. Ciò che è stato prontamente fatto, ripeto, oggi non sono in grado, ma lo potrò essere nel più breve tempo possibile, alla prossima Consiglio Comunale, essere preciso anche in termini economici, ma abbiamo speso decine di miliardi di euro al fine di raggiungere questo obiettivo. Abbiamo impegnato per diverse settimane l'Acropoli Cerenzo Servizi a pieno regime nel lavoro di sistemazione delle aule al fine di garantire tutto questo. Ogni anno, come poi facciamo, c'è la manutenzione ordinaria delle scuole stesse che ha necessitato lo stesso impegno che diciamo della società con le Cerenzo Servizi per sistemare i bagni, per intinteggiare le scuole, insomma per fare tutto ciò che è necessario perché le scuole siano degne e ogni anno, devo dire con soddisfazione, abbiamo ottenuto sempre risultati assolutamente dignitosi e tali da poter garantire la massima sicurezza per quel che ci riguarda nelle nostre scuole. Quindi l'obiettivo primario è stato naturalmente raggiunto. Non abbiamo mai fatto mancare immediati interventi di sanificazione appena necessario. Abbiamo monitorato in collaborazione con i dirigenti tutte le attività che si svolgevano
e in collaborazione con l'ASP, cioè almeno nella prima fase, siamo intervenuti proprio per dare anche un supporto alle dirigenti per rapidamente costruire la catena dei contatti e quant'altro fosse utile per intervenire nella maniera più rapida possibile. Tutto questo lavoro, diciamo, credo, come ho detto prima, è stato fatto con massima diligenza e con ottimi risultati. Questione sanificatori. All'inizio dell'anno scolastico in corso ci è stato proposto dal secondo ciclo didattico l'utilizzo nell'ambito delle aule stesse di sanificatori ambientali. Noi abbiamo fatto richiesta agli organi competenti sulla necessità, sull'obbligo di in qualche modo fare in modo che le scuole si dotassero di questo strumento. Non c'è stata fatta nessuna richiesta particolare rispetto dagli organi competenti all'utilizzo di questi sanificatori, e in più casi ci è stato segnalato anche rispetto alla tipologia di macchine che venivano applicate anche una sostanziale, non dico inefficienza, ma una sostanziale incapacità di garantire al pari invece delle altre misure essenziali per difenderci dalla pandemia dell'utilizzo di queste macchine sanificatrici. In un incontro che comunque abbiamo fatto con i dirigenti scolastici del primo e del secondo circolo della scuola media, due dirigenti del primo circolo della scuola media si sono detti con noi, diciamo, con l'ufficio tecnico e con la valutazione fatta dall'ASL, che abbiamo sempre interpretato rispetto a queste notizie, sostanzialmente una spesa che in qualche modo poteva essere anche evitata, perché non era essenziale ai fini della sicurezza delle scuole, e così sono pronunciati anche i dirigenti e hanno investito le somme che in qualche modo arrivavano anche a loro da parte del Ministero. Il secondo circolo invece ha fatto una scelta in controtendenza, ha deciso di investire parte dei soldi che venivano, diciamo, dagli organi a loro deputati per acquistare dei sanificatori, e le hanno impiantato nella scuola stessa, cosa che noi abbiamo dato collaborazione rispetto a questo. Dopo il periodo natalizio, anche il secondo circolo e la dirigente del secondo circolo, su indicazione di dei genitori, in qualche modo ha voluto rivedere la sua posizione e ci ha chiesto anche lì, anche loro hanno chiesto l'utilizzo di questi sanificatori. Rispetto a questa situazione, noi, atteso che la richiesta veniva da due circoli didattici, per quanto rimaneva nella nostra idea comunque non essenziale l'utilizzo degli stessi, abbiamo detto ai dirigenti scolastici che nelle more dell'approvazione del prossimo bilancio di previsione avremmo contribuito anche noi a fare la nostra parte rispetto a un rimborso per l'acquisto degli stessi, che quindi faremo non solo naturalmente per il primo circolo che li sta comprando in questo momento, ma anche per il secondo circolo, in modo tale da dare il nostro contributo anche all'acquisto di queste macchine, in modo tale da essere comunque vicini alle nostre scuole e ai genitori che hanno fatto richiesto. Ma ripeto, credo che per quelle che sono state le dinamiche che sono svolte nelle scuole, posso raccontarvi, visto che l'ho seguito con molta attenzione, che in tutto il periodo della pandemia, specialmente nella prima fase, non c'è stata mai una grande trasmissione di casi nell'ambito delle scuole stesse, perché appena il primo caso veniva a essere in qualche modo conclamato, l'intervento era immediato, quindi non c'è stata una grossa diffusione. Cosa invece che si è determinata, e non abbiamo appurato bene il motivo, nella scuola di Moio, come saprete, verso l'inizio del mese di dicembre, quando invece in maniera assolutamente imprevista rispetto alle nostre previsioni si è creata una situazione seria e che ci ha costretto a chiudere la scuola, e ci sono stati molti casi nella scuola stessa. Poteva capitare, d'amblè è successo in altri luoghi, ma non credo sia dovuto assolutamente alla questione della struttura scuola in sé. Se i motivi ci sono, naturalmente questo lo conoscono meglio i dirigenti e gli operatori di quella scuola, probabilmente sono legati ad altre situazioni, ma comunque a una situazione generale di maggiore trasmissione di questo virus, che fortunatamente non ha avuto in gran parte effetti importanti su chi, insomma, ha vissuto l'esperienza dell'infezione, ma è stato comunque un virus che ha prodotto moltissimi casi ad Agropoli. Avete visto, certamente, se avete seguito le
un po' le indicazioni che abbiamo cercato di dare in queste settimane. Abbiamo raggiunto punte importanti, fino a 750 casi in città, che sono naturalmente proporzionati a quella che è la situazione naturalmente nazionale. Siamo assolutamente in linea con quella regionale nazionale, quindi i casi sono stati molti, ma ripeto, non credo sia stata, e l'ho dimostrata, la questione delle vacanze di Natale, dove c'è stata l'esplosione, è stata poi subito dopo. Non è stato certamente nelle scuole che c'è stata la grande trasmissione. Se vogliamo cercare la grande trasmissione del virus, non credo sia corretto andarlo a cercare nelle scuole. Detto questo, mi auguro di essere stato abbastanza puntuale nella descrizione. Naturalmente mi riservo con delle tabelle al fine di carattere economico, di mostrare anche realmente in termini strettamente economici quando è stato l'investimento che abbiamo provveduto a svolgere in questo ultimo semestre, ma vi garantisco che le cifre sono assolutamente molto importanti. Sì, Maria Bottichi, una breve replica. Un racconto commovente, vabbè, si è capito poco, quasi niente. La gente voleva sapere da casa, per le scuole, quello che verrà, quello che sa, perché parecchi genitori in una scuola, mi sembra la scuola di Cannetiello, scuola elementare, hanno loro tirato i soldini dalla tasca ai genitori e hanno contribuito insieme alla scuola, cioè il comune, come al solito, campa cavallo. E dato che voi vi occupate di altro, basta leggere dei termini, i soldini si sperperano in... Guarda, basta che fai un'associazione e prendi subito... Ma mo non è che sono contro le associazioni, ci mancherebbe, che ci sono anche associazioni che fanno un bel lavoro e danno lustro alla città, danno il proprio contributo. Quindi tutti questi soldini sperperati che ogni giorno... Non so come fate a fare tutte queste... Ma le fate la notte? Io ho dovuto leggere le determine dell'Agropoli Cilento Servizi una serata. Come fa una partecipata a fare tante determine? Quindi tutti questi soldini che escono in continuazione, è un continuo, sono soldi dei cittadini. Io so, sindaco, vedi, lei ha parlato mezz'ora e si è capito quasi niente, forse non devono capire. Io capisco che non devono capire, perché si capisce pure questo. Ma i soldi dei cittadini passano qua sopra e le scuole sono al primo posto. Gli areatori, rigeneratori, sanificatori, come lei li vuole chiamare, li chiamiamo, era la prima spesa da fare, la prima per i più piccoli, prima per le scuole, perché i genitori quando li incontrano devono essere soddisfatti, perché già vivono con la spada di Damocle sulla testa, perché non si sa un piccolo se piglia il virus e ci sono stati dei casi eclatanti. Quindi prima mettere in sicurezza le scuole. Santo Susso non parla, io voglio sentire qualcosa anche dall'assessore Santo Susso. E come, lei è l'assessore all'assessore. Loro dicono che abbattono muri, imbiancano, spendono milioni di euro, lei non dice niente. E poi deve spiegare anche lei. No, deve dire se è stato fatto un lavoro, come spiegava prima. Un grande lavoro è stato fatto, dice lei. Hai visto? Vabbè. Allora, microfono, assessore, magari dopo chiede la parola e gliela do, però non fate, i genitori non hanno comprato i sanificatori, hanno contribuito in qualche scuola, per essere precisi, sì o no? Hanno contribuito, giustamente non potete parlare, chi parla e non si capisce e chi non parla, vabbè, andiamo avanti, grazie. Come avete visto, prendo giusto la parola per 10 secondi, io ho fatto un intervento senza offendere nessuno, mentre il consigliere Botticchio alla prima occasione ha generato la prima offesa, ma so che ce ne saranno altre, ma lei, consigliere Botticchio, in città, è carta conosciuta. Lei, io sono carta conosciuta, lei è criticato da una città intera che fa salire persone qua sopra che non hanno titoli. Su assunti chi cooperativi e li tiene qua, devo dire altro, lo faccio alzare e di là se ne va. È meglio che si sta zitto. Farebbe bene a stare zitto. Chi ha scheletri nella mano. Passiamo al secondo argomento dell'ordine del giorno. Allora, secondo argomento dell'ordine del giorno. Interrogazione interpellante del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco su chiarimenti sul fondo regionale di euro 500.000 stanziati per lo smaltimento della Posidonia spiaggiata. Consigliere Botticchio, la parola. Allora, io ho fatto un'altra interrogazione sulle alghe
le alghe, perché qua dobbiamo essere precisi, le alghe che stanno sulle spiagge, la posidonia spiaggiata, non so se lei lo sa, sindaco, ad Agropoli siamo molto interessati alle spiagge. E allora si è sentito parlare di 500.000 euro, che è un fondo regionale per le alghe, per togliere queste alghe e per liberare le spiagge, perché siamo a febbraio, e l'estate sta per arrivare, no? Quindi un imprenditore turistico cosa pensa? Se guarda quelle alghe, si fa la croce tutta e dice: Madonna mia, chissà se tolgono queste e io posso lavorare, perché la gente chiede solo di lavorare. Quindi vogliamo sapere come l'interrogazione che io ho fatto il 17 giugno del 2021, ce l'ho bella protocollata, quindi la rifaccio dopo 8 mesi, perché le alghe stanno ancora lì, i 6 mai forse erano tutti fessi e morirono tutti quanti, quindi non voglio né se né mai né forse, voglio una risposta concreta, se lei me la può dare, se riesce a darmela, va bene? Grazie. Sindaco, può rispondere. Sì, sono sicuro di dare una risposta concreta, ma sono sicuro anche che lei non sarà soddisfatta della mia risposta, lo anticipo prima. Allora, la questione dei 500.000 euro non è da oggi, ma ormai è un anno e mezzo che si lavora sulla questione della rimozione della posidonia spiaggiata. Non è arrivato per caso questo finanziamento ad Agropoli, è arrivato perché questa amministrazione ha combattuto con forza la questione posidonia spiaggiata. È una cosa che da solo il comune, l'ente, non poteva gestire, ma c'era realmente necessità e bisogno di un intervento normativo sia del livello nazionale che del livello regionale. E questa amministrazione si è fatta parte diligente, ha parlato con gli organi competenti, ha spiegato le enormi difficoltà nella gestione della questione posidonia spiaggiata e abbiamo ricevuto, proprio perché è una questione molto complicata e molto difficile il finanziamento. Cioè, se la Regione Campania, come ente, ha deciso di fare un finanziamento straordinario, una tantum, al fine di dare un primo aiuto alla comunità di Agropoli, è perché ha realmente riconosciuto che questa questione è complessa e l'amministrazione da solo non poteva affrontarla, altrimenti non avrebbe buttato, se fosse stata una cosa di stretta competenza comunale, se fosse stata una cosa che il comune avrebbe dovuto e potuto da solo risolverlo, non sarebbe intervenuta con un intervento, diciamo, finanziario a sostegno. Se era una cosa che si poteva risolvere prima, non ci sarebbero stati interventi normativi che modificavano la normativa al fine di rendere un percorso più facile di smaltimento della stessa posidonia spiaggiata. Quindi tutto questo è per dire che lo spiaggiamento inevitabile, sapete che abbiamo ampie praterie di posidonia, fortunatamente da questo punto, da un punto di vista di beltà, di bontà delle nostre acque, quindi questo è un fatto positivo, ma sapete anche che il riscaldamento del mare favorisce lo sganciarsi della foglia della pianta di posidonia e quindi in qualche modo questa rapidamente viene a spiaggiare sui nostri litorali, che sono quelli più attigui a questa grande prateria e che le correnti marine con più facilità ci portano. Quindi rispetto a questo è riconosciuto in maniera evidente che il problema non poteva e non può essere risolto soltanto con la capacità di un solo ente, ma ci deve essere una sinergia istituzionale, comune, regione, governo nazionale, al fine di trovare i giusti modi, i giusti utilizzi della stessa per garantire un abbassamento del prezzo e quindi lo smaltimento. Come sapete, ci sono stati degli interventi normativi, anche ulteriori chiarimenti rispetto a questo, con la possibilità finalmente poter trattare la posidonia stessa in maniera diversa rispetto al smaltimento tout court. E quindi noi in queste settimane, in questi mesi, abbiamo lavorato per trovare la soluzione che in qualche modo fosse più adatta per ottimizzare i 500.000 euro, che di fatto però sono pochi rispetto, ci siamo resi conto, alla enorme quantità di posidonia spiaggiata da smaltire. Quindi per questo motivo ci siamo adoperati.
Abbiamo però dovuto in qualche modo renderci conto che anche se c'è stato un cambio normativo, a questo cambio normativo non è seguita una regolamentazione precisa che ancora oggi non consente in maniera chiara un percorso virtuoso e immediato per la soluzione del problema per quel che riguarda la Posidonia. Tanto è vero che un comune limitrofo ha ricevuto anch'esso un finanziamento nella stessa tornata nostra per intervenire sulla posizione spiaggiata e loro sono riusciti a malapena a togliere dalla spiaggia e oggi sono in qualche modo stanziati in un cumulo che non riescono in nessun modo ad eliminare, proprio per questo motivo che si sono avviati immediatamente per intervenire per l'estate, ma questo li ha portati oggi ad avere una conseguenza di aver speso i 100.000 euro, avere le alghe ancora stoccate e avere il problema che si sta ripetendo per quest'estate. Quindi noi abbiamo cercato invece di essere un poco più prudenti, avendo questa possibilità abbiamo cercato di capire qual è il percorso migliore, virtuoso per poterli utilizzare. Tra l'altro il decreto stesso è arrivato, credo se non ricordo male, a settembre, quindi dopo la scorsa estate, per quanto si era stato annunciato il finanziamento prima dell'estate. E quindi abbiamo utilizzato questo tempo per studiare la soluzione migliore, abbiamo consultato tutti gli organi competenti per ottenere l'ok e giovedì ho appuntamento in regione a Napoli per la definizione ultima e nella settimana prossima siamo pronti ad avviare le procedure di gara e tutto ciò che è necessario per poter utilizzare i 500.000 euro e cominciare un lavoro. Ci auguriamo un inizio di un lavoro di eliminazione della Posidonia, perché è chiaro che questa continuerà ad arrivare, quindi parallelamente a questo dobbiamo implementare uno studio per in qualche modo intervenire al Lido Azzurro al fine di non avere queste enormi quantità che arrivano e in collaborazione con l'Università di Salerno abbiamo già avviato un ragionamento di collaborazione per una progettazione e un riutilizzo insomma della scogliera al Lido Azzurro in modo di renderla sicura anche non solo da un punto di vista dell'aggressione del mare, da un punto di vista anche di protezione del litorale, non solo dal mare ma anche dalle alghe, cosa volevo dire questo. Quindi stiamo lavorando quindi su due strade parallele. Una è quella che riguarda sostanzialmente un nuovo progetto di protezione del litorale, in particolare per l'Ida Azzurro, e un altro di utilizzo dei 500.000 euro e di quanto sarà necessario a fine di liberare le spiagge della nostra città. Queste sono parole, però voglio dire, da qui a qualche settimana, se di vedere andranno fatti, diciamo, avremo dato dimostrazione. Se rimarranno solo parole, poi i cittadini, come sa, decideranno eventualmente anche di non darci fiducia, perché siamo anche a una scadenza delle elezioni, quindi ormai siamo arrivati, no, consigliere Botticchio? Quindi siamo qui, siamo pronti ad affrontare i problemi senza paura e quindi l'estate sta per arrivare. Se saranno fatti degli interventi tali per in qualche modo garantire una risposta, ci auguriamo che i cittadini ci premieranno, altrimenti siamo qua a ricevere eventualmente le critiche senza preoccupazioni e pronti eventualmente ad essere anche in qualche modo criticati, perché poi tant'è. Una breve replica, consigliere Botticchio. Un attimo solo. Vabbè, lei non è che sarà bocciato solo per le alghe, voglio dire. Le alghe, la prima interrogazione è partita l'anno scorso e io ho ascoltato le stesse parole, quindi sono 8 mesi fa. 8 mesi per la città di Agropoli, che è una città turistica, sono stati importanti, determinanti, significativi, e le imprese turistiche sono molto arrabbiate. Quindi ci sta una parte di Agropoli che vuole rialzarsi, proprio dovuto al Covid, dovuto alla crisi economica e quant'altro, e sembra che noi, perché lei non è che lei ha una colpa, ci sono anche dei limiti nella vita, può darsi che lei non è riuscito, perché se si parla da un anno di 500.000 euro, si parla che è stato portato, mi sembra anche in Senato, che le alghe non sono più, si possono smaltire, non è più un rifiuto speciale, qualcosa dal governo è arrivato, un segnale. Forse un segnale a metà, non è stato portato poi alla Camera, sta legge non è passata, però se è passato qualcosa potevamo abbracciare quello che è passato. Allora io questo impegno non lo vedo, pensate alle elezioni, lei prima mi viene a rielezioni, ogni 5 anni viene eletta una classe dirigente capace di fronteggiare i problemi. Questo problema, siamo a febbraio,
non sarà un problema di campagna elettorale, perché la gente vede, sente e sa, non c'è bisogno neanche di farla più. Però le alghe, io le voglio dare anche un aiuto, dobbiamo andare a Napoli, sì, 500.000 euro si possono utilizzare, se no sembra quasi che la regione ha stanziato dei soldi per prenderci in giro, perché poi non siamo in grado di spenderli, che la regione dà i soldi, bisogna essere, qual è la classe dirigente capace e importante, incisiva e determinata, è capace di spendere i soldi. Qui c'è un'incapacità di base su un problema del genere, un problema che parla di turismo della città di Agropoli, non c'è capacità di spendere i soldi, perché non abbiamo i progetti, non, cioè manca proprio, ecco, il progetto, la capacità degli uomini, delle persone che si siedono e dice oggi parte questo progetto. Questo è, quindi è un fallimento. Fallimento che a me dispiace, ma non dispiace di voi, mi dispiace per le attività turistiche che si iniziano a guardare di nuovo intorno. Le giornate si allungano, la primavera arriva e lo scempio è là. Questo non ho parole, va bene? Grazie. Giusto per la precisione, non risulta, e c'è presente anche il responsabile degli uffici pubblici, che abbiamo ricevuto finanziamenti e non abbiamo speso. Tutto quello che è arrivato è stato speso. Il problema però è anche spendere bene. Ho fatto l'esempio prima del Comune di Casalvelino, che è intervenuto, ha speso i soldi della Regione e oggi si trova ancora in difficoltà. Quindi bisogna, se uno ha una cartuccia e ne ha una sola, cerca di spenderla bene, quindi si prende anche un mese in più, ma cerca di cogliere l'obiettivo. Questo è stato il senso del lavoro fatto fino ad oggi. Allora, passiamo al terzo argomento all'ordine del giorno. Interrogazione e interpellanza del consigliere Giuseppina Botticchio al sindaco su chiarimenti sui mancati concorsi al Comune di Agropoli. Allora, qui siamo a un'altra problematica molto molto importante, ancora più importante delle alghe, ancora più importante prima delle scuole, del Covid. Abbiamo il problema delle assunzioni nel Palazzo di Città. Persone che continuano ad andare in pensione e io vedo il palazzo spoglio sempre di figure, circolano sempre i soliti nomi, magari circola pure chi non è tenuto a stare vicino ai dati sensibili, quindi ci sta un disordine, ci sta proprio un'incapacità di controllo del palazzo, è un palazzo all'abbandono e tanto si dice che all'abbandono, a onor di verità, è che quando si entra nel palazzo si trovano dei ragazzi del servizio civile a ricevere, a domandare, perché prima noi avevamo la figura, l'usciere, ce n'erano 4 o 5, poi la figura dell'usciere man mano si va in pensione e non si è stati capaci, figurati se vogliamo togliere le alghe, siamo capaci neanche di nominare un usciere, cioè i ragazzi del servizio civile. Ma guardate che questo è un palazzo importante, è il palazzo che rispecchia la città di Agropoli. Chi entra qua deve trovare la figura dell'usciere, come al cimitero ci vuole il custode, cioè volete fare tutto tra di voi, cioè avete fatto il palazzo alla volemose bene, questo è il palazzo così, chi entra fa ciò che vuole, si siede uno dove vuole, non so se ha sentito sui social, un ragazzo dice no, poi sono stato invitato dalla compagna di del, cioè questo sindaco, questo è un palazzo che deve avere la dignità, è il palazzo e il sindaco deve fare il sindaco. Sindaco della città, la sua figura è la figura più importante, perché lei deve dare lustro. Invece di offendere me, pensi a lei come svolge le sue giornate. C'è poco da ridere, qua è un argomento molto molto serio. E poi io ribadisco sulla domanda che ho fatto, perché lei poi vuole i dettagli, vuole la precisione, è tutte queste persone che vanno in pensione, chi le deve sostituire? Amici, compagni e quant'essere, noi vogliamo i concorsi, anche un piccolo concorso, anche per dare un segnale, gliel'ho sempre detto, dia un segnale. È inutile che lei fa il sindaco degli amici e si siedono tutti sopra, chiunque, anche chi non ha titoli. E lei lì non è preciso, qua poi si affanna a rispondere. Lei deve fare il sindaco, perché lei è stato eletto anche con i miei voti. Con i voti di tutti qua dentro, boh, lascia che su tutta l'opposizione, però sei stato votato da tutti, eletto da tutti con rispetto, perché lei fino a prova contraria è una persona rispettabile, però non lo ha portato avanti, questo è, tant'è, mi risponda sui posti di lavoro e sulla figura dell'usciere,
perché manca l'usciere all'entrata. Sulla questione su come ho fatto il sindaco, non l'ho fatto, non è certo lei che mi deve dire come si fa il sindaco. Posso aver fatto bene, aver fatto male, ma credo che, e testimoniano, posso testimoniarlo, consiglieri, assessori, dipendenti comunali, tutti, non ho mai fatto mancare il mio impegno e la mia presenza al servizio della mia città. In questi 4 anni e mezzo, quasi 5 di amministrazione, probabilmente sono stato in comune più di ogni dipendente comunale. Sfido a fare una verifica rispetto a questo. Non ho lesinato quindi impegno, non ho lesinato tempo, non ho lesinato tutto ciò che erano le mie energie messe a disposizione di questa città. Non le consento assolutamente rispetto a questo di mettere e insinuare dubbi. Lei potrà dire: ha lavorato male, ha fatto scelte sbagliate. Siamo qui anche per ricevere critiche e qualche volta elogi, ma non le consento altro tipo di osservazione, perché sul mio impegno, sulla mia onestà, sono pronto a qualsiasi confronto, caro consigliere Bottiglia. Quindi cerchiamo di affrontare le tematiche con rispetto, in quanto io non l'ho offesa, ma lei neanche deve scendere a certi livelli, perché non glielo consento. Passiamo invece al ragionamento della questione delle assunzioni. Certo, è chiaro, ma quale amministrazione non vorrebbe un numero di dipendenti sufficiente? In una prima fase non era possibile, perché le normative vigenti, e alle mie spalle ci sta il segretario e il vice segretario che possono testimoniarlo, avevamo difficoltà perché avevamo problemi col tetto della spesa del personale, ma poi fortunatamente le condizioni sono cambiate. Quindi abbiamo oggi una possibilità importante di investire in termini di risorse umane, ed è fondamentale per il Comune di Agropoli dotarsi e rinforzarsi da questo punto di vista. Abbiamo difficoltà, lei ha parlato dell'uscire, fosse quello il problema. Abbiamo difficoltà di rafforzare gli uffici in tutti i settori. Abbiamo difficoltà e dobbiamo rafforzare gli uffici nel campo, per esempio, dei lavori pubblici, perché lì il PNRR ci imporrà sforzi importanti e non possiamo perdere occasioni. C'è da rinforzare il personale della Polizia Municipale. Eravamo riusciti a raggiungere una Polizia Municipale con 20 dipendenti, purtroppo siamo scesi nuovamente, credo, a 13-14, con alcuni di questi che hanno anche orari ridotti. E anche lì c'è un serio problema di affrontare le difficoltà, perché oggi il vigile urbano deve fare tutto, non solo al controllo della viabilità, quello è il meno, ma ha tantissimi altri compiti importanti di carattere di verifica urbanistica, ambientale, di controlli amministrativi, quindi un mare di compiti, e anche lì c'è necessità. Abbiamo l'ufficio ragioneria e l'ufficio segreteria, anche lì si fanno i salti mortali. Il segretario, il vice segretario, il ragioniere fanno turni massacranti per garantire il massimo delle performance dell'ente, nonostante anche lì la mancanza di personale. Non avete idea delle certificazioni soltanto che il ragioniere deve fare ogni giorno. Le certificazioni richieste dai ministeri, dalla Corte dei Conti e da tutti gli altri organi che sono deputati al controllo dei comuni. Quindi è tutta la macchina amministrativa, tutta la macchina del Comune di Agropoli che ha necessità di un forte rinforzo. Ora ce n'è stata l'occasione, perché ripeto, ci sono le condizioni economiche per poter fare delle assunzioni. E come sapete abbiamo avviato 3 concorsi, 2 di categoria D, uno tecnico e uno, diciamo, uno tecnico, uno di categoria D nel campo della ragioneria e una categoria C, e vogliamo lavorare al fine di creare anche una graduatoria per la Polizia Municipale e in qualche modo creare proprio delle occasioni che fanno riferimento proprio al Comune di Agropoli. Abbiamo retto, sì, abbiamo retto proprio alla garanzia del personale che ci è venuto dalla Agropoli Centro Servizi, che ci ha supportato con il suo personale e in qualche modo siamo riusciti a reggere, ma è chiaro che un rafforzamento a 360 gradi ci vorrà. E i concorsi che abbiamo avviato sono stati fermati dalla pandemia. Non potevamo farli in momenti particolari, ripeto, sono, diciamo, condizioni veramente difficili, e ora questi concorsi sono stati riavviati. Vi annuncio già che
che è decisione, insomma, su cui sta lavorando la Giunta, ma io come con la delega al personale ho parlato col segretario e col vice segretario, vogliamo anche riaprire i termini di questi concorsi che abbiamo detto, per poter utilizzare nuove normative, quelle legate al Covid, quelle diciamo che dell'ultimo decreto Brunetta, che ci consentirà più rapidamente di svolgere i concorsi, perché sarà possibile svolgerlo con le regole da remoto, così come sono avviati a fare tanti comuni, cosa che faremo anche noi. Quindi, diciamo, in questi giorni riapriremo i termini, saranno chiusi e in pochissimo tempo abbiamo già concordato l'organizzazione dello stesso con l'ufficio personale per avviare i concorsi. Ci auguriamo veramente nel più breve tempo possibile di rafforzare il personale del Comune di Agropoli. Allo stesso tempo si farà con l'Agropoli Centro Servizi, anche lì il concorso è stato riavviato, lì probabilmente sarà ancora più rapido perché non ci sarà necessità di attivare e riaprire le graduatorie, che sia stato riaprivato, ripeto, sia per dare ulteriore possibilità di iscrizione, quindi per renderla ancora più aperta e partecipe, ma soprattutto per poter utilizzare la nuova normativa che rende, diciamo, il concorso un poco più rapido e più facile nella gestione dello stesso, perché immaginate un concorso con 400 persone, comunque siamo ancora in una fase Covid, invece farlo da remoto diventa molto più agevole nella gestione dello stesso e allo stesso tempo sicuro. Per questo motivo aspettiamo veramente che gli uffici dei comuni si rafforzino con il personale, in modo che anche noi potremo probabilmente, come ho detto all'inizio, stare un poco meno sul comune, magari dedicarci un po' anche ad altro, e questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Mi auguro di potermi rivedere con il consigliere Botticchio anche nel consiglio comunale, che ne so, di settembre, quando magari tutti i dipendenti che queste selezioni determineranno saranno già operativi, e magari raccontarci che effettivamente il comune funziona spesso. Mi auguro di poterlo fare, consigliere Botticchio. Consigliere Botticchio, breve replica. Allora, sindaco, arrivano i PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Quindi ci saranno i concorsi, ci saranno persone. E ci stanno però tante persone qua dentro da 10-12 anni che continuano a essere precari. Allora, io la seguirò passo passo. A parte che io mi giro tutte le stanze, proprio per un mio fatto proprio di dubbio, che io metto in dubbio il vostro operato e quindi mi giro le stanze. Io spero tanto che questi soldi servano veramente alla città di Agropoli, per un concorso dignitoso per la città di Agropoli, per i giovani, perché dopo una pandemia veramente sono ragazzi di 23, 24, 25 anni che non sanno cosa fare, stanno terminando gli studi, si devono laureare qui. Poi seguirò persone che stanno all'interno e che magari 10-12 anni hanno famiglia e sono sempre precari. Poi è inutile dire utilizziamo Agropoli Servizi, passano sempre per altri canali le assunzioni. Facciamo le assunzioni, mo ci vuole, non siamo stati capaci manco di metterlo uscire, mo ci vuole, questa è veramente una battuta. Oh, e io so perché, che io poi penso, rifletto, sembro che poi, però non ti preoccupare, io ho un buon spirito osservativo. Quindi sarò molto attenta ai soldini che arrivano. Molto attenta alla partecipata del comune che fa più determine del comune stesso. Mi sono fatta la croce, va bene così, se è tutto normale. E sarò attenta ai posti di lavoro. E date dignità a chi gli date 500 euro al mese da 10 anni, date dignità a questi dipendenti. Immettete chi cooperative, perché fate 100 strategie. Queste persone che hanno famiglia, tre figli, chiamano a me. Signora Botti, io piglio 500 euro e sto da 10 anni qua, però non posso parlare se no perdo anche le 500 euro. E quindi questo qua, queste persone, va alla mia vicinanza, ed il consigliere Botticchio sta qua per queste persone, quindi per dare meritocrazia, per dare dignità ai lavoratori, non amici, compagne, champagne bella, vabbè, che io poi sono bella, concreta e coincisa. Grazie Presidente. Sempre per chiarezza, io non mi soffermerò, come dire, a chiarire ogni singola battuta del consigliere Botticchio, però ogni tanto, così casualmente,
Lei ha appena detto, penso l'abbiamo sentito tutti, che le determine della Coppa di Centro Servizio sono superiori a quelle del Comune, giusto? Vado a naso, però è un dato che porterò. Secondo me in un anno la Coppa di Centro Servizio può fare tra 150 e 200 determine e il Comune ne può fare tra 2.000 e 2.200, 2.500 determine. Parliamo di una partecipata. Lei ha fatto proprio un confronto che non doveva fare. Come vede. Parliamo di una partecipata. Si arrabbia, è una vergogna. Fa nervosa. È una vergogna. Diventa nervosa. No, io sono tranquillissimo. Ma le ho appena dimostrato con dato di fatto quanto il suo parlare forbito è in realtà assolutamente mancante. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'altro punto all'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta dell'11 dicembre 2021. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanime. Quindi nessuno contrario. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Quindi passiamo invece al quinto argomento dell'ordine del giorno. Approvazione dei verbali della seduta del 30 dicembre 2021. Il quarto punto è approvato, quindi. Quinto punto, approvazione dei verbali della seduta del 30 dicembre 2021. Chi è favorevole? Unanimità. Per l'immunità e esecutività, chi è favorevole? Tutti, va benissimo. Allora, il punto 6 dell'ordine del giorno è elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Relazione al Sindaco. Sì, io al fine di poter garantire una più ampia partecipazione al voto del Presidente del Consiglio, per mia colpa, non sono riuscito in questi giorni a incontrare tutti i gruppi politici per garantire un'elezione, come è stato fatto all'inizio della legislatura, unanime. Ed è, credo che sia un tentativo che dobbiamo fare ragionevole e quindi intendo ritirare l'argomento al fine di poterlo proporre al prossimo Consiglio Comunale, che sarà comunque nel breve, io credo entro fine febbraio già dovremo affrontare altri argomenti in modo tale da consentirmi e consentire al Consiglio insomma di riunirsi e garantire così la possibilità di un'elezione quanto più possibile allargata per raggiungere magari, ci auspichiamo, l'unanimità. Quindi la proposta che ritira, qual è la proposta allora? Ritiro dell'argomento. Votazione. Se ci sono interventi, se no. Sì. Così è Butticchio. L'elezione del Presidente del Consiglio penso che sia un'elezione importante. Se il Sindaco ritira l'argomento, ho una mia riflessione, probabilmente non ha i numeri e lo ritira per questo. Quindi è un fallimento, l'ennesimo fallimento. Comunque sono andata a votare a Mattarella, mica, poi alla fine l'hanno votato, che fai, mi ritiro, lo voto un'altra volta, poi mancano 4 mesi, voglio dire, l'elezione. Quindi secondo me non avete i numeri, va bene? Siete già in minoranza, vabbè, ma basta guardare, voglio dire. La porta. Come gruppo Agropoli Oltre ci dispiace che la votazione non viene fatta, e per tale ragioni voto di astensione, preannuncio. Grazie. Sindaco. Sindaco, non ho capito, le tattiche politiche ci stanno sempre e ovunque e io nonostante i miei 15 anni di politica agropolese ancora non ho capito questa tattica. Cioè qui o si dice subito effettivamente una verità che deve essere trasferita anche a noi consiglieri, non dico di minoranza o di opposizione, perché il Presidente del Consiglio Comunale è espressione dell'intero Consiglio, non ci sta generalmente, almeno su quello che sono i principi base, distinzione fra minoranza e maggioranza. Quindi era una cosa che dovreste almeno garbatamente aver concordato anche con noi. Se non l'ho appena detto. Un attimo, sì, non la sto accusando. Però così come posto praticamente, invece no, sembra sempre il solito concordamento della maggioranza che poi viene trasferito in modo verbale alla minoranza. Allora io non ci sto, no. E allora propongo invece, praticamente, ed è chiaro che voteremo prima la sua proposta, propongo invece di votarlo. Presidente del Consiglio Comunale, in questo momento,
Quindi sono due le proposte, caro Presidente, che le deve mettere ai voti. Quella del ritiro e quella invece mia di votarlo. Anche se sembrano che una possa escludere l'altra, ma ritengo che tutte e due debbano andare ai voti. Grazie, Presidente. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione sulla proposta del Sindaco di ritiro dell'argomento. Chi è favorevole? Quante sono? 3, 4, 5, 6, 7? 7? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo invece alla proposta del consigliere Abbate di far votare immediatamente all'interno del pieno del Consiglio Comunale. Vabbè, ha chiesto di farlo votare. Lo spettatore potrebbe pensare, Sindaco, l'ho detto a priori, cioè è chiaro che l'una esclude l'altra, però ho chiesto al Presidente, per motivazioni politiche, non numeriche, di far votare comunque questa proposta. Passiamo alla votazione. Io non ho detto di no. Passiamo alla votazione, che non ci sono interventi. Chi vuol far votare in questa seduta il Presidente del Consiglio Comunale? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi la proposta del consigliere Abbate è bocciata, invece è approvata quella del sindaco. Grazie. Passiamo quindi al settimo punto all'ordine del giorno. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il periodo 2022-2025. Nomina del Presidente del Collegio. Premetto questo, che la votazione dovrebbe essere segreta, però se c'è poi la unanimità si può fare anche palese. Grazie. La parola all'assessore Mutalipassi. Grazie Presidente. Allora oggi ci troviamo ad affrontare questo importante argomento per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. Ricordo a questo Consiglio che con la riforma del 2011, col decreto legislativo 118-2011, che ha riformato la contabilità pubblica, questa normativa è intervenuta anche nell'argomento dell'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti degli enti locali, prevedendo che tale nomina debba avvenire a seguito di sorteggio a livello provinciale eseguito dal prefetto di competenza in base ai soggetti iscritti in un albo regionale. Questo ente già nel corso del 2015 e poi successivamente nel 2018 ha adottato questo sistema, quindi in poche parole non si farà altro che prendere atto del sorteggio avvenuto a livello di prefettura. C'è da fare una precisazione però, che nel corso del 2019 è intervenuta una novella legislativa la quale ha modificato questo criterio di nomina dell'organo di revisione, ossia è rimasto per quanto riguarda i membri, ossia i componenti dello stesso organo. In questo caso noi siamo in comune di superiore a 15.000 abitanti, quindi abbiamo il collegio composto da tre membri. Per quanto riguarda appunto i membri, e continua a essere la nomina a seguito di sorteggio avvenuto da parte del prefetto competente. E porto a conoscenza di questo Consiglio che il sorteggio è avvenuto in data 21 dicembre, che è stato comunicato a questo comune in data 27 dicembre un elenco di 6 nominativi. La norma prevede che il comune debba interpellare i nominativi in ordine di pubblicità di estrazione, quindi di pubblicità da parte del prefetto, in modo che interpellare per verificare se ci possono essere cause di incompatibilità o eventualmente di rinuncia da parte degli stessi, e così si va a scalare proseguendo con il resto degli eletti.
Interpellati i primi eletti, ossia il dottor Ciascia Michelangelo e il dottor Guerra Giuseppe, da parte dell'ufficio finanziario, gli stessi hanno manifestato l'assenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità e hanno manifestato il loro, diciamo, assenso a far parte come membri del collegio dei revisori. Come dicevo prima, appunto, invece dal 2019 c'è una novità per quanto riguarda l'elezione del presidente del collegio, ossia lo stesso è tornato nelle competenze da parte di questo consiglio comunale e deve essere nominato tra gli iscritti in un'apposita fascia costituita dal 2019, denominata fascia 3, che è una fascia a livello provinciale. L'ufficio finanziario ha indotto una manifestazione di interesse con la quale ha invitato i soggetti iscritti in questa fascia 3 dell'elenco a livello provinciale e a questa manifestazione di interesse hanno risposto numero 7 professionisti e per la precisione sono il dottor Bisogno Vincenzo, il dottor Ciancio Antonio, il dottor D'Agostino Bruno, il dottor Esposito Antonio, il dottor Maiorino Luigi, il dottor Miraldi Pietro e il dottor Pagano Giuseppe. Chiedo a questo punto a questo consiglio di nominare come presidente del collegio di revisione uno di questi soggetti, quindi di procedere per la votazione. Chiese il sindaco di intervenire. Sì, l'ho già fatto nella conferenza dei capigruppo, lo ripeto naturalmente al consiglio comunale. Ci è sembrato equilibrato, corretto, concordare, se naturalmente tutto il consiglio è d'accordo, mancava il consigliere Abbate alla riunione della conferenza dei capogruppo, la conferma del precedente presidente del collegio anche per il prossimo periodo, in quanto abbiamo fatto una serie di riflessioni. La prima, diciamo, abbiamo conosciuto il presidente, penso tutti quanti, e ne riconosciamo insomma la professionalità. Ci è sembrato che confermando quello che era stato estratto dalla prefettura potrebbe essere questa una situazione che garantisce ancora di più il consiglio, nel senso che se avesse, per esempio, la maggioranza avesse proposto un nome poteva sembrare un presidente di parte e quindi, come dire, invece scegliere quello che abbiamo conosciuto solo per effetto dell'estrazione della comunicazione della prefettura, ci è sembrato che poteva essere una soluzione che garantisse tutto il Consiglio Comunale e si potesse ottenere magari, che sarebbe poi la cosa migliore, proprio la garanzia dell'operato del Collegio, che tutto il Consiglio insomma lo scegliesse in modo tale da garantire, come dire, una fiducia massima di tutto il Consiglio Comunale, non solo di una parte. Quindi ci è sembrata insomma la strada più giusta quella di individuare il dottore Ciancio, e se dovesse essere il caso che il Consiglio dovesse interpretare positivamente questa nostra idea, che ripeto mi piacerebbe che fosse concertata da tutti come tale noi la proponiamo, in modo che sia, come dire, espressione di tutto il Consiglio, a quel punto non ci sarà neanche più necessità del voto segreto e si potrebbe procedere con una votazione palese. Ha chiesto la parola il consigliere Di Filippo. Sono pienamente d'accordo alla votazione palese, quindi di conseguenza all'unanimità. La mia volontà è tutta dalla parte del dottor Ciancia, che è stata una persona sempre disponibile a qualsiasi telefonata noi della minoranza avessimo fatto nel corso della nostra esperienza. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere La Porta. Presidente, ci associamo alle parole del consigliere Abbate. Condividiamo la professionalità del dottor Ciancio ed esprimiamo parere favorevole per tale voto e positivamente. Grazie. Consigliere Filippo. Anche noi, gruppo Partito Democratico, convintamente sosteniamo la persona del dottor Ciancio e lo ringraziamo anche per il lavoro svolto fino ad oggi, tutto il Consiglio dei Revisori, che giustamente delle volte sembra che stanno dall'altra parte, ma invece sono stati sempre proficui, un dialogo, hanno trovato sempre formule costruttive per
pianificare un percorso virtuoso all'ente. Grazie. Chiesto la parola all'assessore. Mi rifaccio a quanto appena dichiarato dal consigliere Di Filippo. Volevo ringraziare nella loro complessità, nella loro interezza il precedente collegio dei revisori per la collaborazione, lo spirito di collaborazione che ha dimostrato nel loro operato. Quindi li ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale. Se non ci sono altri interventi, facciamo la prima votazione. Cambiamo il modo di voto da segreto a modalità palese. Chi è favorevole alzi la mano. L'esecutività di questo tipo di voto. Vabbè. Tutti uguali? Il sindaco di far votare il dottore Ciancio Antonio. Chi è favorevole? Il presidente del consiglio. Allora, dobbiamo votare per l'intero collegio col voto semipalese, per presa d'atto di quelli che diceva l'assessore che sono stati estratti dalla prefettura. Le misure di esecutività della delibera. Il consiglio. Ottavo argomento all'ordine del giorno, aliquota imposta municipale propria IMU, anno 2022, provvedimenti. Relazione all'assessore Roberto Mutalipati. Quindi mi preme innanzitutto quindi augurare buon lavoro all'appena nominato collegio dei revisori. Andiamo quindi all'argomento in oggetto, questo è uno degli argomenti propedeutici poi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione 2022. Riguarda appunto l'approvazione dell'IMU, che ricorda questo consiglio che dal 2020 impropriamente è stata chiamata nuova IMU. Per quanto riguarda il 2022, nel complesso rispetto appunto alle grandi novità che ci furono dal 2021, non ci sono grandi novità di rilievo. Alcune più importanti riguardano in particolare, per quanto riguarda i soggetti pensionati residenti in uno stato diverso dall'Italia, in cui ci sia un regime di convenzione internazionale, per i quali, in caso che nel territorio del comune di Agropoli possiedono un'unica abitazione e la quale non sia destinata o incomodata o sia locata, per quest'anno 2022 c'è l'applicazione dell'IMU è ridotta al 37,5% dell'importo dovuto. Per l'anno 2021 la riduzione era per il 50%. Inoltre un'altra novità è che la legge di bilancio 2022 ha, tra virgolette, risolto una diatriba esistente dall'introduzione dell'IMU avvenuta nel 2012, ossia quelle casistiche riguardanti i nuclei familiari nei quali i coniugi avevano una diversa residenza sia nell'ambito dello stesso comune sia nell'ambito di comuni diversi, e quindi potevano avere entrambi l'agevolazione di abitazione principale. Nel corso di questi anni ci sono state numerose sentenze della Corte di Cassazione, le quali hanno avuto un'interpretazione restrittiva di questa norma, nel senso che in alcuni casi alcune sezioni della Cassazione hanno addirittura non riconosciuto l'esenzione in nessuno degli immobili posseduti dai coniugi in comuni diversi. Il comune di Agropoli per gli anni trascorsi si è comportato nel far scegliere ai coniugi il luogo di
residenza principale, di abitazione principale. Da quest'anno, quindi, ecco, la norma ha chiarificato questo fatto e quindi in un certo qual senso asseverato quello che era l'interpretazione di questo comune, ossia che dal 2022 i nuclei familiari dovranno scegliere con una comunicazione, con una dichiarazione IMA, su quale immobile vorranno avere l'agevolazione, in modo che poi l'altro potrà essere tassato. Nel particolare vengono confermate le aliquote già vigenti per l'anno 2021, con le agevolazioni previste per gli immobili locati, con le agevolazioni previste per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta, con le agevolazioni previste per le abitazioni concesse in locazione con il canone concordato, e in più dal 2022 ci sta l'esenzione anche per i cosiddetti beni merci o i fabbricati destinati alla rivendita da parte delle imprese che li realizzano per poi portarle, per poi destinarle alla vendita. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Consigliere Della Porta, prego. Bene, Assessore, vorrei farle delle raccomandazioni, perché nel corpo della delibera che lei ci ha rimesso fa delle considerazioni in cui precisa che è volontà di intendere e garantire il livello dei servizi. Ma nello stesso momento ci rappresenta la necessità di rinnovare le stesse aliquote, che sono quasi al massimo, ce lo dobbiamo dire, per garantire quell'equilibrio di bilancio che è ben noto a tutti, in particolar modo a noi due. La mia raccomandazione è una raccomandazione come cittadino, come esponente politico di questa città, e credo che sia opportuno darci la tranquillità che il suo operato sia un operato in quella visione che ha ben rappresentato delle grandi difficoltà, delle grosse tensioni che questo bilancio ancora non ha superato, perché con le somme, grazie al Covid, prima si parlava come vengono utilizzate le somme del Covid, noi sappiamo bene che il Covid ci ha sventato da quella scelta che era quasi prossima, di quel predissesto che questo ente si accingeva a compiere. Le mie raccomandazioni sono quelle che nella previsione di bilancio e nel rispetto anche del semestre, perché oggi siamo in un semestre prossimo alla competizione elettorale di giugno 2022, di avere le entrate, come lei ci sta dicendo sicuramente, nel garantire quell'equilibrio di bilancio, ma nello stesso tempo le spese, una spesa attenta, quella rigida e scontata, io mi riferisco a quella spesa corrente, e ribadisco nel rispetto di chi forse dovrà amministrare questa città nel secondo semestre 2022 e per quelle spese che conosciamo tutti, che poi nella coda di mandato andiamo a fare con molta leggerezza. Per tale ragione il nostro gruppo si astiene con la votazione e si rimette poi al bilancio di previsione che sicuramente lei ci sottoporrà e ci darà quella tranquillità che appena ho esposto. Grazie. Vuole replicare, Assessore? Prendo atto di quanto affermato dalla consigliere Della Porta e sarà mia cura, come ho già detto nel mio intervento all'inizio del Consiglio, di operare nel pieno interesse della città di Agropoli. Non ci sono altri interventi? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Chi è contrario? Chi si astiene? Il
percepisca. Sì. Adesso vediamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quindi il Consiglio approva. Passiamo all'altro argomento dell'ordine del giorno, il decimo argomento. 9. Aliquota dell'addizionale comunale IRPEF anno 2022, provvedimenti. Relazione all'assessore Mutalipassi. Sì, anche in questo caso parliamo di un argomento propedeutico con l'approvazione del bilancio di previsione. E anche in questo caso parliamo di una risorsa importante per il bilancio dell'ente. In quanto, mentre prima ho messo che la, per quanto riguarda l'IMU, ho messo che la previsione di entrate è di circa 4.300.000, per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF, la previsione di entrata è di 1.600.000, quindi una cifra importante. Con questa proposta noi appunto proponiamo di confermare per l'anno 2022 l'aliquota dello 0,8% e di confermare la fascia di esenzione di 7.500 euro, come era già stata vigente per lo scorso anno 2021. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Consigliere Abbatti, prego. Assessore, adesso ho preso atto che l'entrata di questa addizionale IRPEF è di 1.600.000 euro, ma entrano tutti giustamente? Sì? Sì, una cifra accertata per cassa, quindi. Perfetto. Difatti questa è la risposta che volevo, è una cifra accertata per cassa. Negli anni passati ho tentato varie volte di far ridurre questa addizionale IRPEF e varie volte, con senso quasi di spregio nei miei confronti, voi della maggioranza, soprattutto il sindaco, ma non questo, forse anche quelli precedenti, dicevano è facile fare in questo modo l'opposizione, non sapendo quali sono i conti che noi dobbiamo mantenere in ordine. Però giustamente avevate fatto sempre riferimento a quelle che erano sofferenze di cassa. Il sindaco nella scorsa seduta consiliare, in quella del 30/12/2021, quando lei non era presente per motivi contingenti, disse: mi dispiace che sia assente l'assessore, però devo fare una notizia, devo dare una notizia, una bellissima notizia. Finalmente, dice, abbiamo raggiunto il pareggio per quanto riguarda la cassa. Avevamo vissuti anni in cui avevamo sofferto, dovevamo andare avanti sempre con anticipazioni. Oggi addirittura disse siamo in attivo, oggi in questa giornata, di 8.000 euro, ma questo è ancora poco perché l'ufficio delle entrate mi deve andare ancora conto di quelli che sono i versamenti IMU, quindi facendo intendere che era ancora di più il saldo attivo. Allora vi chiedo, con tanta fermezza, perché dobbiamo essere noi cittadini di un comune in cui l'aliquota addizionale IRPEF è al massimo e l'esenzione è proprio al minimo, 7.500 euro? Fate uno sforzo, se volete il mio consenso, se no altrimenti è chiaro, non come la volta scorsa che mi sono astenuto, ma vi voterò nettamente contro. Fate uno sforzo, riducete l'addizionale IRPEF ed elevate la soglia di esenzione. Grazie. Posso rispondere? Se poi ci fa. Consigliere La Porta. Grazie Presidente. Come gruppo ribadiamo sempre le stesse raccomandazioni. Come ha ben precisato il consigliere Abbate, la liquidità applicata è al massimo. Sempre con la stessa ragione, nella consapevolezza che il bilancio è in forte tensione, noi aspettiamo la proposta del bilancio di previsione e preavvisiamo come gruppo Agropoli Oltre l'astensione. Grazie. Ha chiesto di intervenire il sindaco prima. No, prima l'assessore. Sì, confermo quanto affermato dal consigliere Abbate e quanto affermato dal sindaco nella seduta del 30 dicembre 2021. Dopo anni
questo ente è riuscito ad azzerare l'anticipazione di liquidità aperta presso il nostro ente di tesoreria. Ricordo a questo consiglio che nel 2017 l'ente aveva un'anticipazione di liquidità, se non ricordo male, di circa 3 milioni. Siamo arrivati anche a sfiorare degli importi più elevati. E al 31 dicembre 2021 invece siamo in attivo. In questi giorni si stanno concludendo le operazioni di conciliazione con l'ufficio di tesoreria, e quindi in questo giorno anche con uno dei primi provvedimenti che penso farà il nuovo collegio televisore è quello di certificare poi la consistenza di cassa al 31 dicembre 2021. È vero che a questi risultati hanno contribuito anche i cosiddetti fondi Covid. È vero però che questi fondi Covid si sono ottenuti perché ci sono state le condizioni affinché questo ente le potesse ottenere, ossia l'effettiva riduzione di entrate avuta nel corso dell'anno 2020 rispetto al 2019, e un altro aiuto è stato attuato per far sì che l'ente, in base alla novella della sentenza della Corte Costituzionale che rimodulava il piano di riparto dell'anticipazione di liquidità al decreto Renzi, se non ricordo male, anticipazione di liquidità, e è riuscito ad ottenere anche lì un importante aiuto da parte del governo centrale. È nostra premura far sì che, una volta raggiunti questo risultato, di far sì che questo risultato, questo obiettivo, venga mantenuto anche per il proseguo. Posso, consigliere? Sì, prego, prego. Chiariamolo bene, assessore, perché se no altrimenti passa come una risoluzione di un problema. Noi abbiamo raggiunto, grazie ai fondi Covid, che lei ben sa che quota parte di quei fondi non avremo più la giusta motivazione per poterli rendicontare come mancato incasso, e mi riferisco a quei 4 milioni dei fondi Autovelex. Ricordo bene, assessore? Bene. Ciò significa che noi sappiamo bene che quel fondo che abbiamo giustificato, dottor Capozzolo, non c'è più. Queste sono le mie raccomandazioni. Attenzione, perché l'anticipazione non paghiamo più gli interessi. Dobbiamo sperare nei residui attivi che possono poi ripianare quei 7 milioni di disavanzo, assessore. Lei lo sa bene. Cerchiamo di dire alla città tutta la verità, perché è importante, se non altrimenti con questo pareggio del 0-0 che è soltanto ai fini bancari, finanziari, non economici, viene fuori un messaggio distorto. Sempre la verità. Grazie. La parola al sindaco che ha chiesto di intervenire. Sì. Noi ci fa piacere che il consigliere La Porta si spinge nelle raccomandazioni. Sono sempre bene accette, anche se non servono, perché non penso che l'azione di questa amministrazione è stata sempre improntata sulla onestà, è stata sempre improntata sulla ricerca dell'equilibrio finanziario, quindi abbiamo fatto un lavoro importante e proseguiremo in questa direzione. Quindi ci fanno piacere, però sono superflue. Detto questo, volevo proprio confermare, semmai in qualche modo rafforzare il concetto dell'assessore Mutalipassi. Uno dei principi più importanti nell'assessore di un bilancio di previsione si chiama principio di prudenza. Questo principio impone una serie di regole nella costruzione del bilancio di previsione. Per esempio, impone di mettere, nel caso delle entrate, di non mettere entrate incerte, nel caso delle spese di metterle. Cioè, si determina una situazione perché ci sia sempre
passo il rischio dello squilibrio. Ed è chiaro che questo principio di prudenza oggi ci consiglia opportunamente di non toccare ancora l'aliquota, perché noi abbiamo raggiunto un successo che deve essere stabilizzato nel tempo, e contiamo che questa stabilizzazione venga in un incremento delle entrate per effetto di una riduzione dei residui attivi, che è poi una cosa che è cominciata, che racconteremo meglio quando ci incontreremo per spiegarvi il bilancio di previsione, e vi racconteremo sempre meglio nel corso dell'anno. E queste entrate nuove che derivano proprio per effetto del lavoro della società di riscossione ci consentiranno, come avevamo già detto non da oggi ma da tempo, di avere quella tranquillità per poter intervenire correttamente anche su alcuni parametri che oggi sono effettivamente tenuti fermi, perché ancora non abbiamo le gambe sufficientemente forti per poterli abbassare. Ma è ragionevole prevedere, per effetto proprio dei dati che giorno dopo giorno affluiscono all'ufficio finanziario, che tutto questo si stia che per effetto di tutto questo stia innescando un percorso virtuoso, un incremento delle entrate, un rafforzamento degli atti di accertamento, tutto ciò che ci consentirà, ecco, finalmente di respirare con serenità e di guardare al breve, al medio periodo con maggiore tranquillità. Quando tutto questo si sarà realizzato e le condizioni si evolveranno, vi garantisco, in poco tempo, io credo che nel giro di un anno e mezzo, veramente sarà possibile fare un taglio importante dei tributi, se ce n'è la possibilità anche nel prossimo bilancio, perché no, però è un percorso che non possiamo anticipare, vedete, sarebbe stato per un'amministrazione come questa che è a scadenza elettorale utile, vantaggioso, atteso che appena ha avuto un aspetto positivo per strizzare l'occhiolino all'elettorato, abbassare una tassa di questo tipo, no, sarebbe stato vantaggioso, utile. Evidentemente è stato immaginato un bel così, ma facciamo guardare negli occhi con l'assessore al bilancio, abbiamo detto certo, dare un segnale, abbassare pure di incrementare, che ne so, anche di poco l'aliquota, dare un segnale, abbiamo diminuito del 10%, del 7%, ci avrebbe consentito, no, di presentarci agli elettori con un viso più sorridente, più piacione, come si può dire, ma quella raccomandazione che non serve a noi ci porta a pensare che effettivamente non si poteva fare oggi. Si potrà fare, ma nel tempo. Ma noi oggi con serietà, con determinazione, con la stessa determinazione che ci ha consigliato di raggiungere questo obiettivo, diciamo, ci vorrà ancora un po' di tempo, ma ci arriveremo. E questo è l'impegno che prendiamo. Consigliere? Sì. Mi dispiace che il sindaco le raccomandazioni non le ascolta, non le ha mai ascoltate, è una delle motivazioni. Assessore Santososso, mi scusi. Le raccomandazioni non le ha mai ascoltate, oggi le vede come raccomandazioni superflue. Faccia lei, però dica la verità, perché i dati oggettivi sono che lei ha da recuperare 7 milioni di disavanzo e grazie a quei residui che i cittadini in questo momento particolare di pandemia, con tutte le difficoltà, dovranno pagare, perché è giusto che devono pagare chi non ha pagato. Ma non ci dimentichiamo il grande problema che la pandemia oggi sta travolgendo tutti i cittadini. Questa speranza la metta al primo posto. Per quanto riguarda le raccomandazioni, ne faccia tesoro, perché lei lo sa bene che le mie raccomandazioni sono costruttive e non sono, in quel verso che voglio utilizzare dell'assessore Modalipassi, demolitive. Noi diamo un contributo perché teniamo a cuore la nostra città. Grazie. Ha chiesto di parlare la consigliera Botticchio, prego. Allora, è una tassa sui produttori di reddito e quindi è una liquida al massimo. Siamo Agropoli, mo ci vuole, abbiamo le alghe, tutti, non è una città che splende, splende per la natura di suo. Voi come servizi non date niente. Date solo l'aliquota al massimo. Quindi questa è una vergogna per gente che veramente non sa come mettere il piatto a tavola.
Quindi non sperate che io vi do il voto favorevole, perché non esiste proprio. Perché fino adesso abbiamo parlato di problematiche della città, di posti di lavoro, di viabilità, cioè la strada, la città è un disastro, basta vedere la città di Trentova, però poi le aliquote salgono al massimo, cioè qua non è che siamo a Firenze, a Roma o a Milano, oppure mantenete la città come un giardino, cioè la grande manutenzione che voi fate, e poi passi per Trentova, devi stare pure attento perché ti buttano sotto, perché lì ci sta proprio una roccia, non un roccione, ci sta proprio della terra, del fango che scende quando piove, e quindi quando passano le auto bisogna stare attenti. Quindi trovare i disservizi, una città all'abbandono, e poi trovare le aliquote al massimo, mi sembra una contraddizione. Questo è. Io sono franca, come si dice, comunicativa. Allora, da qua ci sono le tasse che entrano, e l'amministrazione che viene votata dalla città le sviluppa. E da un altro lato c'è la città che paga le tasse e che vuole i servizi, vuole i diritti, diritto a un posto di lavoro, diritto di un ospedale, diritto di una viabilità, vuole la città, vuole i suoi diritti. Non gli possiamo dare il massimo, neanche il medio, ma diamogli almeno il minimo. Ma voi, quando dovete pigliare, è il massimo. Quando dovete dare, zero. Perché, ve lo ripeto ancora una volta, è una classe dirigente che sta al capolinea. Fortunatamente si vota fra 2 mesi. E meno male, va? Fammi fare la croce. Grazie, grazie. Maria Bottiglia. Ha chiesto la parola il sindaco, prego. Ah. No, giusto per darvi già dei dati, insomma, perché mi consultavo con il dottore Capozzolo, che non ricordavo bene, già vi posso dire, per esempio, un dato che va in linea con quello che ho appena detto. Noi abbiamo fatto di accertamenti IMU in questo 3 mesi, quasi sono 4 mesi che sono stati inviati, abbiamo incassato 1 milione di euro già. Quindi come IMU, accertamenti IMU degli ultimi 5 anni, abbiamo già incassato 1 milione di euro. E sono, diciamo, tributi evasi da parte dei cittadini, di chi non aveva proprio dichiarato, di chi aveva dichiarato in parte, eccetera. Quindi il lavoro, quindi, come ripeto, non sono chiacchiere, sono numeri, e sono numeri di bilancio, e sono già entrate in cassa che testimoniano il percorso virtuoso. Cioè, voglio dire, proprio rispetto a questo ci si può accusare di tante cose, ma sicuramente questa azione di risanamento che si è avviata e che ha avuto, naturalmente, come diceva l'assessore prima, anche un aiuto dal Covid, ma se l'abbiamo avuto perché lo meritavamo, sarà supportato in futuro da entrate certe, costanti, che renderanno, diciamo, il bilancio, metteranno il bilancio in massima sicurezza. E già questo dato di 1 milione, penso, vi lascia capire che non è un percorso fatto di spiccioli, ma è un percorso virtuoso, positivo. Chi si parla del consigliere Abbate, prego. Sindaco, ci dovremmo mettere un poco d'accordo nella sceneggiata economico e finanziaria di questo comune. Sa perché? Perché queste sceneggiate sono state da me vissute in tutti gli anni passati, e io puntualmente ho cercato di cogliere l'aspetto significativo della sceneggiata, ma stavolta veramente mi è ancora più estranea alla mia intelligenza o alla mia diligenza. Allora, voi avete detto un percorso virtuoso, testualmente, è stato dato inizio, però contemporaneamente il percorso virtuoso non giustificherebbe la nostra mancata prudenza, quindi abbiamo richiamato il principio di prudenza, nell'abbassare questa addizionale IRPEF. E per noi abbassare l'addizionale IRPEF sarebbe stato un vantaggio elettorale che avremmo potuto lanciare come messaggio. Sindaco, non ci siamo, voi non abbassate l'addizionale IRPEF perché avete necessità di inserire in bilancio quella somma, indipendentemente dalle sofferenze di cassa, perché sapete benissimo quante sofferenze tenete in quelle ipotetiche, assurde, fantasiose entrate che mettete nei bilanci. Tant'è che se le raccomandazioni dell'ex presidente Laporta non vi servono, oggi consiglieri d'opposizione, però vi dovevano servire le raccomandazioni del collegio dei revisori, che sono numerosissime. In ogni parere da loro espresso io ho letto decine di pagine
di raccomandazione. Non avete agito, sindaco, con il principio di prudenza negli anni passati, assolutamente no. Oggi sembra che ogni qualvolta che ci rivolgiamo, non per fare io la sceneggiata adesso, ma mi viene spontaneo, me lo deve consentire, e i cittadini ci guardate, mo cerchiamo di far abbassare l'addizionale IRPEF, la scatta il principio di prudenza. Quando poi invece dobbiamo mettere nel bilancio tutte le entrate, il famoso autovelox, se entrate ancora praticamente assurde, impossibili, fra entrate ordinarie e entrate straordinarie, là il principio di prudenza non c'entra più. Allora, le raccomandazioni di incapacità nella riscossione le avete avute ogni anno. Se quest'anno state raccogliendo o non state raccogliendo, questo è un dato che poi verificherete, ma tutte le incapacità di riscossione degli anni passati sono evidenti in tutti i bilanci che avete stilato, in ogni parere del Collegio dei Revisori. Visto però che a voi piace praticamente menare il campo e l'aia, come si usa dire, cioè nel senso che questa addizionale IRPEF non riesco mai a farla ridurre, e i cittadini d'Europa, ed elevare quella esenzione minima di 7.500 euro, che è ridicolo, manco chi va a chiedere l'elemosina, forse facendo un reddito di 7.500 euro, per cui non dovrebbe pagare addizionale IRPEF, vi voto contro con tutto l'anima e con tutto il cuore. Non ci sono altri interventi? Passiamo quindi alla votazione dell'argomento. Chi è favorevole? Chi è contrario? No. Chi si astiene? Astenuti? La Porta? Bufano? E Pesca. E Pesca. Ok. Quindi il Consiglio approva e quindi adesso votiamo per l'immunità di esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi sostiene? Conforme. Passiamo all'ultimo argomento, quindi il Consiglio approva l'argomento. Passiamo all'argomento numero 10. Articolo 21 del decreto legislativo numero 50/2016, programma biennale acquisti di beni e servizi 2021-2022, approvazione. Relazione all'assessore Mutalipassi. Sì, anche questo è un argomento propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. L'articolo 21 del codice degli appalti, decreto legislativo 50/2016, impone alle amministrazioni comunali di pubblicare un elenco degli acquisti di bene biennale, degli acquisti di beni e servizi, quando questi superano l'importo, la soglia di euro 40.000. Allegato alla proposta ci sta un elenco di previsione di acquisti di beni e servizi. E per l'anno 2022 sono previste appunto l'acquisto per la fornitura del gasolio per il riscaldamento delle scuole e degli edifici comunali, un sistema di barriere automatizzata a posto, un affidamento del servizio di postalizzazione della durata triennale e l'affidamento di servizio di custodia cani d'addaggi, mentre per l'anno 2023 per il momento è previsto appunto la riproposizione della fornitura del gasolio di riscaldamento per le scuole e gli edifici comunali nella stessa cifra per l'anno 2022. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Intervento alla Porta. Assessore, giusto per avere notizie, queste sono previsioni di spese. Mi può dire, visto che nel prevedere questa somma ha sicuramente avuto, seppur non siamo a rendiconto, la spesa sostenuta nel 2021. Se me le può dire, partendo dalla prima, di riscaldamento, quanto abbiamo speso nel 2021? Se non ricordo male siamo sui 75.000 euro. Quindi abbiamo previsto anche in virtù degli aumenti dei prezzi un incremento rispetto a quello anche che qui era... Allora aumentiamo, diciamo, la spesa con una previsione degli aumenti dei prezzi. Diciamo di circa 3-4.000 euro rispetto a quella prevista nello stesso programma dell'anno scorso. Possiamo anche aggiungere, giusto per dare una giunta, abbiamo avuto anche un problema, come sapete, del fatto che le finestre sono state aperte, quindi c'è stato un consumo che è andato proprio oltre quelle che erano le previsioni normali. È chiaro che una scuola, una classe, per la questione Covid, tiene la finestra aperta, per garantire una costanza di temperatura abbiamo dovuto accendere un po' prima, spegnere un po' dopo il riscaldamento, c'è stata anche questa componente non da poco. Però abbiamo avuto pure tante chiusure, ci poteva essere anche la compensazione delle chiusure che non c'è stato il consumo, però non interessa il dettaglio.
Per quanto riguarda invece il sistema di barriere giù al porto, cioè abbiamo un preventivo di spesa per aver preventivato 80.000 euro. L'ufficio Porta De Manio ha mandato questa richiesta, quindi noi come l'ufficio del servizio finanziario non ha fatto altro che prendere atto di questa richiesta da parte dell'ufficio Porta De Manio. Mentre la cosa che mi interessa, vedevo la postalizzazione di circa 550.000 euro, la spesa precedente quanto ammonta? Sinceramente non ricordo nel particolare, però questa qui è sicuramente inferiore rispetto alla previsione annuale. Poi è omnicomprensiva di tutti i settori oppure... Per tutti i settori, sì. Per tutti i settori, dottor Capozzolo, mi garantisce questo, visto che lei l'ha gestita sta cosa, è importante. Anche qui c'è stato un risparmio per effetto delle comunicazioni che utilizziamo sempre più, la mail, quindi la postalizzazione tramite PEC, che sicuramente ci ha aiutato. Però, consigliere, ricorderà certamente al tempo dell'autovelox che la spesa della postalizzazione era molto più elevata. E lì è la confusione, credo. Molto più elevata. Ora siamo raggiunto forse un range più ragionevole, ma sicuramente allora con tutti quei verbali certo era più alto il costo. Chi gestirà questo servizio, la postalizzazione? Giusto per Lo gestirà il comandante della Polizia Municipale, perché lui farà una gara relativa più che altro alle ingiunzioni, diciamo, all'invio dei verbali del codice della strada. E quindi ha ritenuto, voglio dire, giustamente che Poste Italiane ormai non è più monopolista nel settore, quindi è competitivo Poste Italiane. Lui vuole fare una gara per verificare se eventualmente ci fosse un soggetto diverso che possa dare un prezzo, voglio dire, inferiore per questo tipo di servizio. Siamo circa al 3/12 già consumati nel tempo, parliamo dei primi 3 mesi dell'anno, sono comprensivi nei 550.000 o no? La previsione di spesa del bilancio pluriennale è 200.000 euro annui. Quanto? 200 nel pluriennale, quindi presumo che lui abbia fatto una valutazione considerando pure le spese, voglio dire, cioè togliendo le spese già sostenute, quindi la gara partirà presumibilmente fra qualche mese. Proprio per questo quindi facevo sto conteggio che abbiamo, diciamo, già consumato i giorni. Mentre per quanto riguarda il servizio di custodia ricordavo un importo diverso, mi può dare dei chiarimenti? Forse potrà rispondere meglio il sindaco riguardo per la custodia dei cani d'andaggio, che c'è stata anche qua una richiesta da parte del comandante dei vigili per questa cifra. Mi sembra che sia un affidamento temporaneo. Sì, stiamo ragionando anche qui, abbiamo ragionato sull'ipotesi di fare una gara e il comandante ha lavorato rispetto a questo. In attesa della formulazione della gara migliore possibile, abbiamo deciso di fare un affidamento sotto soglia. Qual era il problema che, diciamo, si è determinato? Anche qui una questione di difficile previsione. La Regione Campania ha raddoppiato i costi base del mantenimento di un animale in custodia. Non ricordo precisamente se 3 euro, 4, non ricordo bene qual era la cifra media che doveva essere utilizzata, ma la Regione Campania l'ha raddoppiata. Significa che avendola raddoppiata, se noi spendevamo in un anno 90.000 euro, tanto 90.000 euro all'anno, all'improvviso ci troviamo con una spesa di 180.000 euro. E quindi questo naturalmente non poteva essere prevedibile, e quindi se non approviamo il bilancio di previsione, creiamo la posta sufficiente per poter arrivare a una soluzione che possa essere la gara, che possa essere la richiesta di un finanziamento di un canilo, quant'altro, le soluzioni possibili, quella di una gara naturalmente è più quella più probabile, non potevamo immediatamente avviarci in percorsi di questo tipo se non trovavamo le risorse per pareggiare il raddoppio che c'era stato. Quindi il comandante non poteva non interrompere il servizio, e per questo motivo quindi ha fatto un affidamento sotto soglio al canile vincitore della gara precedente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione, di scegliere quale può essere poi la condizione migliore per poter proseguire. Lei mi sta dicendo che allora la gara d'appalto era conclusa, vi era, diciamo, da decidere se fare una gara d'appalto o affidarlo poi allo stesso soggetto? No, l'idea era quella di fare una gara, però il raddoppio dei costi ha spiazzato praticamente il dirigente, il quale si è trovato all'improvviso, se aveva un'ipotesi di gara, che so, triennale di 90.000 euro all'anno, 170.000 euro di gara, si è trovato con 500.000 euro. Quindi
questo diciamo, non era nelle nostre previsioni di bilancio, quindi abbiamo dovuto prudentemente attendere un attimo di creare la posta o di trovare soluzioni alternative, perché comincia a essere, come dire, quasi un obbligo cominciare a trovare soluzioni alternative, perché la spesa comincia a essere importante. E lo sa e bene quindi... che questa problematica è da tempo che se ne parla, ma non troviamo facile soluzione. Quindi è chiaro che parte da tempo e abbiamo una spesa con diciamo un canile che non, più volte, se ricordo bene, è stato pure visitato da associazioni. Sì, 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 però la questione è che fino a quando, se ricorda, consigliere, penso lo ricorderà, noi già abbiamo avuto un incremento per il numero dei cani che sono stati accalappiati, quindi se partivamo, addirittura si partiva, mi ricordo tempo fa, che i costi, non ricordo bene gli anni, ma erano addirittura sotto la soglia dei 40.000. Sì. Poi si sono raddoppiati, praticamente siamo già a 80.000. Oggi un ulteriore raddoppio, quindi credo che sta diventando di fatto la gestione della custodia una priorità di questa amministrazione, quindi va messa tra le priorità da affrontare per il prossimo futuro. Lancio un'idea, visto che se ricordo bene, quando ero assessore all'ambiente con il comune di Capaccio, il presidente Nese, che era il presidente del consiglio di Capaccio, si parlò di fare un canile consortile. Ecco, qui può entrare bene l'operazione Unione dei Comuni, vediamo di trovare, visto che Capaccio tiene già degli spazi che erano idonei per poter fare un canile consortile, possiamo utilizzare con il Comune di Capaccio questa soluzione, questa sinergia, cerchiamo di utilizzarla anche per risolvere questi problemi e non appesantire sempre il bilancio dell'ente quando poi abbiamo l'opportunità di utilizzare i nostri comuni in unione dei comuni che possiamo risolvere il problema. Naturalmente anche per il comune di Capaccio la spesa è raddoppiata, per tutti i comuni sono raddoppiati, quindi anche loro hanno, è diventata anche per loro una priorità e quindi certamente sarà ci sarà spazi, occasione di discussione sicuramente. Ricordo soltanto che ci sono degli spazi ex ASL che si possono utilizzare, se non erro a Ponte Varizzo, però verifichi che può essere una possibilità di risparmio per l'ente. Grazie. Preannuncio astensione al voto nell'attesa poi delle determinazioni finali. Ci sono altri interventi? Consigliere Abbate, prego. Per quanto riguarda il programma biennale, ritengo che nonostante sia competenza del Consiglio Comunale, più che altro un atto quasi simile espressione di un atto giuntale, cioè praticamente di esecuzione. Quindi come tale non entro nel merito, perché tanto sarebbe comunque perdita inutile, perché dovremmo poi rifarci al bilancio. E sarebbe impossibile per noi comprendo un atto che è quasi esecutivo, quindi ci asteniamo. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Abituto. Quindi il Consiglio approva. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quindi il Consiglio approva l'esecutività. Passiamo all'argomento numero 11. Nuovo regolamento forum dei giovani. Relazione all'assessore di Rinzio. Buonasera. Il Forum dei Giovani è un organismo di partecipazione alla vita pubblica e locale ed è uno spazio permanente dove i giovani svolgono varie attività. Quindi la mission del nostro Forum dei Giovani è quella di porre al centro del dibattito politico i giovani. I giovani e la loro crescita personale, la loro integrazione sociale, garantendone ugualmente una qualità adeguata della vita e un inserimento giusto nella società democratica. Questo nuovo regolamento comunale per la disciplina del Forum dei Giovani in realtà non ha portato grandi modifiche al precedente. Si è proceduto per lo più all'adeguamento dello stesso alle prescrizioni regionali,
così da poter dar modo di intercettare fondi regionali, europei, al fine dello svolgimento delle attività associative che hanno finalità sociosanitarie, sociali, culturali, artistiche, di promozione del territorio e di cittadinanza attiva. Pertanto si chiede a questo Consiglio Comunale di approvare questo nuovo regolamento per la disciplina del Forum dei Giovani della nostra città. Ci sono interventi? Sì. Così è la porta. Assessore, complimenti perché è un qualcosa di importante per la città, i giovani priorità assoluta. Però le volevo fare delle domande giusto per avere conoscenza di quelle che sono le ragioni che non rivedo nella sua proposta. Lei prima rappresentava, come ho visto anche nella comunicazione da parte del presidente abruzzese Alessandro, che sono sopravvenute delle disposizioni regionali, sì, che non vedo però nel corpo della delibera. Questa era una mia domanda, ma giusto per avere contezza. Certo. Perché si menzionano diciamo norme del 2009, del 2011, non vedo una norma regionale. Ecco, il consigliere Di Filippo che mi può... No, in commissione abbiamo affrontato la questione. Il forum, come ci ha spiegato e poi noi abbiamo recepito, il forum regionale è un coordinamento sia provinciale che regionale. Il forum regionale ha dato delle direttive generali per cosa riuscire... ben diverse allora, sì, della regione Campania. No, della regione Campania, il forum regionale che è organo consultivo della regione Campania. Consultivo, sì. Ok. Che ha dato questo. No, giusto per capire, perché vedevo che il corpo della delibera non riporta nessuna legge regionale. Non è la legge, il forum regionale come ente consultivo della regione Campania. Giusto per... Un'altra osservazione, leggevo come è bene che fosse, l'area di interesse, che sono tutta una serie di politiche importanti, sì, infatti, per la nostra città ed è fondamentale. Certo, certo. Però nello stesso tempo gli impegni dell'amministrazione. Gli impegni dell'amministrazione, l'assessore Mutalipassi si dovrà adoperare con l'approvazione da parte di questo nuovo regolamento di un fondo dedicato, certo, certo, ai giovani, che noi siamo d'accordissimo, sì, a farlo istituire, però sempre per chiarezza volevo capire, le somme verranno gestite da un bilancio che produrranno i ragazzi come forum, ma nello stesso momento manca un progetto generale, seppur le politiche sono interessanti e sono condivise al 100%, ma un progetto poi nello specifico ci può rappresentare qualche cosa? Allora, in realtà proprio stamattina abbiamo fatto degli incontri con il presidente Alessandro e avevamo proprio idea di mettere in atto vari progetti anche all'interno delle scuole, quindi stiamo parlando di salute e benessere. Qui mi riferivo infatti ai progetti di promozioni sociosanitarie, quindi anche culturali. Si intendeva entrare nelle scuole e parlare di bullismo, attivare uno sportello, sperando che si possa accedere, ovviamente, perché questo è un progetto che già da tempo, insomma, noi avevamo pronto nel cassetto, ma non siamo stati in grado purtroppo di attivare all'interno delle scuole. Si parla tanto di bullismo e ovviamente bisogna cominciare già dalle scuole elementari, quindi con uno sportello psicologico che si attivi per quanto riguarda l'empatia, che purtroppo manca ai nostri giovani perché sono iperconnessi e questo sappiamo bene che produce anche delle patologie. Pertanto è bene insegnare già dalle scuole elementari l'affettività. E volevamo appunto presentare, i ragazzi volevano presentare appunto un progetto in merito a questo che io ritengo di fondamentale importanza. Insieme ad altri hanno anche parlato di voler fare prevenzione per quanto riguarda sostanze, purtroppo sappiamo che i nostri giovani fanno uso di sostanze stupefacenti. Insomma, noi abbiamo in questo momento cercato di mettere giù diversi progetti, perciò è molto importante che il Comune comunque finalmente stabilisca un fondo dedicato proprio a loro. Poi ripeto, questo nuovo regolamento in realtà è molto importante proprio per poter dare modo al forum di intercettare
fondi regionali, europei, proprio per poter promuovere queste attività. Sono d'accordissimo e ribadisco quello che lei prima riportava con un'ipotesi di progetto, quello sul bullismo. È ben chiaro a tutti che la città sta vivendo questo fenomeno. Fare un progetto nello specifico credo che sia di fondamentale importanza, pertanto noi siamo favorevoli a tale progetto e istituzione del fondo dedicato ai giovani e diamo il nostro parere positivo con voto positivo. Grazie. Altri interventi? Consigliere Bottiglia, prego. Allora, io sono favorevole a questa proposta all'integrazione dei giovani. Il forum dei giovani è importantissimo. Io stamane proprio ho incontrato Alessandro, mi sono complimentato e quindi ha il mio voto favorevole. Bisogna fare aggregazione, bisogna andare nelle scuole, effettivamente combattere il bullismo contro l'alcol, contro la droga. Veramente, Vanna, tu sai che io ti stimo molto, veramente fare progetti e chiedere i fondi. Ecco, i fondi ci vogliono per queste cose. Io starò al vostro fianco, quindi Alessandro poi è un ragazzo che si fa voler bene. Tu sai che rispetto te e i tuoi fratelli, tu lo sai quanta stima c'è per la tua famiglia. Vanna è una persona che ha tutta la mia fiducia e quindi io spero di stare vicino a voi. Il voto è favorevole e dobbiamo entrare nelle scuole. La pandemia ha portato tanta disoccupazione, tanta emarginazione, tanta depressione. I giovani sono un po' mortificati, non hanno un posto di lavoro e noi dobbiamo aiutarli anche attraverso questi progetti. Possiamo fare tanto. Quindi il mio voto è favorevole. Ci sono altri interventi? Il mio voto è altrettanto favorevole, ho letto il regolamento, complimenti, è di una terzietà più unica che rara e quindi va immediatamente approvato. Grazie. Non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Unanime. No. Quindi non ci sono contrari. Per limitare l'esecutività, chi è favorevole? Presidente, mi perdoni. Prima di dare corso alla introduzione dell'ultimo argomento, posso fare una dichiarazione? Grazie. Allora, al punto 12 viene deroga ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001 relativa all'istanza di permesso di costruire protocollo 38265 del 26/12/2001 per cambio di destinazione d'uso di porzione di un fabbricato produttivo in polo dell'infanzia da erigere in località Moio. Questo progetto è stato redatto dal mio studio e per questo io uscirò dall'aula, ma non mi fermo qui, perché vorrei fare un chiarimento importantissimo che tende ad evitare inutile strumentalizzazione politiche per quanto riguarda me, ma anche per quanto riguarda voi che poi rimanete in aula. Dovete sapere che questo protocollo, che risale quindi così come richiamato nell'ordine del giorno a dicembre, è un protocollo legato a una progettazione redatta dal mio studio 10 mesi fa. Quindi, dopo un peregrinare di 10 mesi fra i vari uffici tecnici, questo progetto è stato bocciato perché difforme dalla vigente normativa del CUP. E siccome l'articolo 14 riporta la facoltà che può essere richiesto permesso in deroga per fabbricati a destinazione pubblica o di uso pubblico, e siccome l'asilo nido, polo per l'infanzia, cioè asilo nido e scuola materna, è una struttura di interesse pubblico, ma io ritengo addirittura di urbanizzazione secondaria, così come richiamato in tutte le leggi nazionali e regionali vigenti, ho insistito affinché non venisse in deroga, ma affinché venisse approvato in piena conformità al vigente PUC, perché pienamente conforme non solo alla normativa del vigente PUC, ma pienamente conforme a tutte le altre normative regionali e nazionali, nonché al DPR 380/2001. Con gli uffici tecnici abbiamo avuto evidentemente un'intesa diversa, non ci siamo capiti, non intendo assolutamente polemizzare con gli uffici tecnici, non con nessun altro dell'amministrazione comunale, ma non sono per niente d'accordo che un progetto del genere, di urbanizzazione di un'opera secondaria, dovesse trovare conclusione solo e soltanto nella deroga prevista dall'articolo 14. Ciò detto, questo non vi deve assolutamente influenzare in quelle che saranno le vostre scelte. Vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie.
Quindi passiamo all'argomento numero 12 dell'ordine del giorno. Arrivederci. Deroga ai sensi dell'articolo 14 DPR numero 380/2001 relativa all'istanza di permesso di costruire il protocollo 38265 del 26/12/2021 per il cambio di destinazione d'uso di porzioni di un fabbricato produttivo in polo per l'infanzia sito in località Marrota. Relazione il sindaco. Sì, di fatto relazione all'ingegnere Abbate. Comunque, la società De Luca SRL in data 23/12/2021 presentava istanza di permesso di costruire, come si diceva, di un polo per l'infanzia. Stiamo parlando dell'area Agropoli Sud Max Futura. E l'ufficio urbanistica dava l'ok alla pratica nel 31 gennaio 2021, naturalmente però condizionava il permesso a costruire alla deroga allo strumento urbanistico che deve dare il Consiglio Comunale. Cioè sostanzialmente l'intervento consiste in un cambio di destinazione d'uso di una parte di fabbricato che in questo momento è ad uso produttivo e diventa polo dell'infanzia. Il compito del Consiglio Comunale qual è? Il compito del Consiglio Comunale è dichiarare che questa, diciamo, trasformazione sia di interesse pubblico e che quindi l'intervento, per quanto di natura privata, abbia l'interesse pubblico e quindi, avendo l'interesse pubblico, può essere votato al fine di cambiare la pianificazione urbanistica fatta dal pubblico. Chiaro, quindi diciamo, nel momento che noi riteniamo che il polo per l'infanzia ha una ricaduta importante sulla città, io condivido le osservazioni prima del consigliere Abbate sul fatto che effettivamente si possono di fatto ormai considerare questi servizi essenziali per la comunità. Quindi quali sono i servizi essenziali? Quelli che, come si diceva, sono opere di infrastruttura primaria, secondaria, sono opere fondamentali per la comunità. È un asilo ormai diventato fondamentale per lo sviluppo sociale di una città e quindi anche quella condivide insomma le sue osservazioni. Però quindi a maggior ragione io penso che il Consiglio tranquillamente si può esprimere sul dichiarare l'interesse pubblico e una volta fatto questo automaticamente il permesso che è stato rilasciato diventa di fatto operativo e consentirà, oltre naturalmente a dare un servizio nuovo alla città, anche l'apertura di nuova azienda ad Agropoli, che è sempre un fatto positivo. La porta, prego. Grazie Presidente. Allora, l'argomento è un argomento importante, come il consigliere Abbate ha cercato di precisare, signor Sindaco, utilizzando lo strumento della deroga, in particolar modo dell'articolo 14 del 380, noi siamo ai limiti, perché l'utilizzo di questo articolo viene prevalentemente utilizzato per edifici pubblici. La giurisprudenza è riuscita a dare, diciamo, una scappatoia alla problematica, però tale strumento di deroga viene utilizzato per strutture pubbliche. Come gruppo noi siamo favorevoli all'approvazione dell'argomento, ci prendiamo la responsabilità, perché è un'assunzione di responsabilità che prende l'intero Consiglio Comunale, perché io condivido quello che diceva il consigliere Abbate, che con l'attuazione del PUC non vi era bisogno di applicare la deroga. L'ufficio ha ritenuto tale, ha voluto ribaltare al Consiglio Comunale la responsabilità. Noi consiglieri comunali, per quanto riguarda il gruppo Agropoli Oltre, ci prendiamo questa responsabilità, però raccomandiamo anche qui l'ufficio di non delegare sempre il Consiglio Comunale, ma di prendersi le dovute responsabilità. Pertanto diamo parere favorevole, voto favorevole, ben consapevoli del rischio. Grazie. Consigliere Botticchio, prego. Anche per me, con questa deroga dell'articolo 14 del DPR 380 del 2001, ovviamente noi ci pigliamo una responsabilità, perché è stato, come diceva il collega alla porta, diciamo, ribaltato sul Consiglio Comunale. Ma io sono una persona che sono sempre per il progresso e quindi se qui ne beneficiano è comunque una scuola per l'infanzia e che c'è questo beneficio per la collettività, lo dobbiamo votare. Ci dobbiamo prendere la responsabilità. Il consigliere comunale è questo, deve sacrificarsi ma deve votare a favore. Quindi io pronuncio il mio voto favorevole con responsabilità
prendendone atto, però le cose si devono fare. Quando si devono fare, si devono fare. Va bene? Grazie. Intervento del sindaco. Sì, tutti i giorni gli amministratori si assumono le responsabilità. Sono chiamati e nessuno li è invitati a proprio a fare questo nel momento in cui si candidano per amministrare una città. Quindi io ritengo sia assolutamente doveroso da parte nostra assumerci questa responsabilità e quindi ritengo che sia normale, non ci sia niente di eccezionale di assumersi questa responsabilità. Non condivido la lettura del Consiglio del Rapporto sul fatto che l'ufficio voglia libertare sul Consiglio Comunale. La valutazione rispetto a questo progetto è stata molto approfondita, tant'è vero che prima il consigliere Abate parlava di mesi di valutazione e quindi io penso che l'ufficio urbanistica abbia agito nella maniera più corretta possibile, senza nessuna intenzione di scaricare responsabilità. Non ho visto mai, o quasi mai, gli uffici insomma in qualche modo declinare responsabilità o rifugire da impegni che dovevano prendersi, anzi li ho visti sempre molto disponibili e operativi, quindi per questo motivo penso che sia forse ingeneroso addirittura dire che c'è stata dietro, come dire, questa valutazione una volontà di non assumersi una responsabilità. Io credo invece sia legato a una interpretazione della norma che l'ufficio abbia voluto dare e che, come l'ingegnere Abate diceva prima, non era d'accordo, però tant'è, le scelte le fa l'ufficio e noi come tale riteniamo che insomma, siano scelte fatte con scienza e coscienza, senza voler fuggire né scappare da nessuna responsabilità. Almeno questa è la mia interpretazione. Mi dispiace, signor Sindaco, la devo replicare, perché qui noi non vogliamo addossare. Noi, nel momento che avanziamo la candidatura per diventare consigliere comunale, ci prendiamo le nostre dovute responsabilità. Non c'è ombra di dubbio che siamo ben coscienti delle responsabilità che ci dobbiamo assumere nel momento che sottoscriviamo la candidatura. Il discorso è ben diverso. Lei è sempre abile a raggirarlo e a portare acqua al suo mulino. Le voglio ribadire che grazie all'approvazione del PUC, che io, lei e tanti amici qui dentro siamo riusciti finalmente dopo 40 anni ad approvare, vi è uno strumento urbanistico, consigliere Marciano, la vedo con la testa fare con la testa così, non dobbiamo fare deroghe, ci sta un strumento urbanistico che si chiama PUC, dobbiamo attuarlo, muoverci, non aspettare. Lei lo sa bene che questi confronti fra me e lei ce ne sono stati tantissimi, non mi può richiamare che la mia superficialità è dovuta nel dover dare responsabilità. Qui nessuno vuole dare responsabilità, ce le siamo sempre prese, ce le prenderemo sempre per il bene della città. Però dobbiamo applicare le norme. Cerchiamo di applicare le norme, signor Sindaco, e qui non ci sarà mai l'appunto, ci sarà sempre un'azione collaborativa, in qualsiasi posto si occupi. Ok? Grazie. Però consigliere, non per fare un battibecco, ci mancherebbe, però lei ha appena detto che l'ufficio non ha fatto una scelta corretta e seguendo la legge, ma ha fatto una scelta per sfuggire a una responsabilità ribaltandola al Consiglio. Io non penso sia questo stato l'agire dell'ufficio. Ritengo, avendo parlato con l'ufficio urbanistica della questione, che invece la scelta era assolutamente corretta e non si vuole fuggire a nessuna responsabilità. E a rafforzare questa tesi, come lei sa, l'ufficio urbanistica tutti i giorni prende decisioni e non si sottrae alla scelta. Quindi, come dire, quello naturalmente è il loro compito, potrebbe dire lei, certamente, però non mi risulta che appunto si sfugga alle decisioni. Quindi penso che sia stato non superficiale, ingeneroso da parte sua dire questo dell'ufficio urbanistica. Questo non ho detto che è stato superficiale, lei non è superficiale. Allora, ribadisco ancora una volta che il progettista, nonché consigliere comunale Abate, ha ben precisato che ci stavano tutte le motivazioni per approvarlo senza andare in deroga. Questa è anche a difesa di tutti i cittadini che prossimamente si porteranno a fare una simile operazione, di snellire, caro sindaco, di sburocratizzare e di non poi far perdere tempo al cittadino, alle attività produttive. Questa è la mia ragione del perché gli uffici possono agevolmente snellire e non fare tutto un percorso che poi ci porta
a fare un iter molto più lungo. L'ha appena detto il consigliere Abate, mi fermo qua, a lei le valutazioni. Se non ci sono altri interventi, passiamo allora alla votazione. Così. Chi è favorevole? No, c'è niente. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Lui. Sì. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si astiene io. Perfetto. L'argomento è approvato, prima di tutto. È alle ore 18:25, la seduta è tolta.